Iniziamo il convegno, questa giornata di studi in onore di James Gregor. Stamattina si sono svolti i lavori presieduti dal professor Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Ugo Spirito, che insieme alla rivista Il Pensiero Storico, rivista internazionale, un semestrale di storia delle idee, la cui direzione scientifica è stata gentilmente assegnata a me dal dottor Antonio Messina, che è il fondatore della rivista, che ha tenuto una bella relazione stamattina. È lui soprattutto l'anima di questo convegno, che appunto ha questi due partner ad averlo promosso. E proseguiamo oggi pomeriggio un convegno che poi vedrà la pubblicazione degli atti. Stiamo ancora valutando l'editore, il curatore sarà appunto il dottor Antonio Messina, e avremo anche una introduzione, prefazione, un saggio appunto introduttivo da parte di Alessandro Campi, del professor Alessandro Campi, che proprio stamattina, lo ringraziamo, ha ricordato questo convegno con un suo articolo apparso sul Messaggero e dedicato appunto alla figura di James Gregor. Cito un paio di passaggi perché mi consentono così di introdurre anche la discussione pomeridiana. Scrive Alessandro Campi in un passaggio: James Gregor, con cui peraltro Campi ha avuto lunghi rapporti ed è stato Campi, e poi il più giovane Messina in particolare, i due che in Italia hanno contribuito a una nuova stagione di studi di cui questo convegno, seminario, vuole essere una prosecuzione, un ulteriore approfondimento. E dice Campi: Gregor ha insegnato scienza politica a Berkeley, un rude conservatore nell'ateneo liberal per eccellenza. Probabilmente, ecco, che fosse conservatore, magari ne discuteremo anche stasera. Rude, da quanto ho avuto anch'io esperienza, ma anche Campi stesso, è chiaro, è un aggettivo in qualche modo vuole creare, no, giornalisticamente, anche la tensione con l'aggettivazione poi dell'Ateneo, soprattutto come era visto, perché poi in realtà tutto, per chi lo ha conosciuto, ho avuto con lui scambi epistolari, come nel mio caso e altri che dei protagonisti di questa giornata, in mattinata e nel pomeriggio, era tutt'altro che rude, era estremamente generoso e affabile, anche se battagliero poi nel dibattito delle idee, ha ingaggiato diverse polemiche, ma sempre nel rispetto delle opinioni altrui. E poi Campi, in questo articolo uscito stamattina, in cui ricordo appunto il nostro convegno, scrive: all'Accademia Italiana Gregor non è mai piaciuto per il suo eclettismo. E anche questo, diciamo, è un aspetto interessante. Forse stamattina non è stato da un lato sottolineato, ma è emerso dalla natura di tutti gli interventi che abbiamo ascoltato. Ed è ovviamente una nota di merito, non è eclettismo, è la necessità per la comprensione di fenomeni complessi di attingere a un arsenale di quelle che sono comunque certo ambiti, di quelli che sono certo ambiti disciplinari differenti, ma che possono aiutare solo se messi in connessione l'uno con l'altro. Dunque abbiamo sentito anche stamattina, sentiremo anche oggi pomeriggio, un Gregor che è studioso del pensiero politico, ma anche uno scienziato sociale, in qualche modo un politologo, uno sociologo storico, è anche un antropologo, con anche delle finezze interpretative dal punto di vista filosofico, come ha sottolineato la professoressa Mazzoni. Ma il mio compito è esclusivamente di introdurre, di moderare l'incontro. Chiedo a tutti i relatori, sin da ora, il rispetto dei 20 minuti, perché questo può consentire, come stamattina, poi un confronto tra tutti voi, innanzitutto, e eventualmente anche tra domande che giungeranno. E chiedo cortesemente al professor Andrea Ungari, che ringrazio perché anche oggi pomeriggio gestisce la regia e quindi la direzione dei lavori dal punto di vista informatico e telematico. E quindi un rinnovato grazie al professor Ungari. E quindi chiedo poi magari di farmi sapere nello specifico se arrivano domande, cercherò anch'io, insomma, dalla pagina Facebook da cui ci potete seguire della Fondazione di verificare ciò. Ma appunto, sono contento intanto di introdurre
l'avvocato Lorenzo Vittorio Petrosillo. Peraltro, così abbiamo l'occasione di conoscerci de visu, lui che è un Buonasera. valente, buongiorno, buon pomeriggio, che è un valente collaboratore della rivista che appunto mi onoro di dirigere, appunto il Pensiero Storico, numerosi contributi, ora uscirà nel prossimo numero un bel contributo su Charles Taylor, in termini appunto di sociologia e antropologia della religione, del fenomeno della secolarizzazione. Lorenzo Petrosillo è avvocato e dottore in scienze storiche. Al suo attivo pubblicazioni sul federalismo, si è occupato delle origini del federalismo nordamericano, ha pubblicato uno studio dal punto di vista potremmo dire appunto della teologia politica sulla sovranità. L'opera si intitola Sovranità, teologia e sacro alle origini di una categoria politica. Si è occupato anche di regime alimentare dei monaci nell'Alto Medioevo, dunque è uno studioso, direi alla Gregor, dagli ampi interessi, e ultimamente ha pubblicato l'anno scorso anche una edizione di un'opera di Ferrero e del figlio, di Guglielmo Ferrero e di suo figlio, e tuttora so che sta lavorando sempre su Guglielmo Ferrero come interprete della Rivoluzione francese. Nello specifico, tra pochi secondi, l'avvocato dottor Petrosillo ci parlerà del fascismo tra peste psichica degli psicanalisti e ideologia razionale di James Gregor. A lei, la parola. Grazie professore, sono onorato di essere tra i relatori di questa bella giornata di studi su James Gregor. Il mio obiettivo, il mio oggetto di studio in questa conferenza attiene appunto, come lei ha appena detto, il fascismo tra peste psichica degli psicanalisti e ideologia razionale di Anthony James Gregor. Ora, come nasce questo interesse abbastanza singolare come materia di studio? Nasce, per parafrasare Benedetto Croce, dalla vita, cioè dalla realtà. La storia è sempre storia contemporanea. In questo caso nasce dall'esigenza di andare ad approfondire quelli che sono i presupposti che portano a considerare nella vita sociale, nella cultura sociale tra virgolette, di massa, il fascismo come un fenomeno di puro irrazionalismo collegato alle psicopatologie proprio caratteriali o di struttura psichica. Ora, noi sappiamo che nel 2018, a marzo, è uscito, ah, ma, pardon, a marzo del 19 è uscito un bel saggio di Emilio Gentile, Chi è fascista? Dove Gentile, grande storico del fascismo, cercava di capire come mai e perché e come definire il fenomeno dell'essere fascista a livello anche quasi di antropologia nella realtà contemporanea e si rifaceva anche a una immagine del fascismo che aveva un retroterra storico molto molto approfondito, ma anche una valenza di tipo psicologico o psicanalitico collegato a delle devianze psicologiche. Questo perché appena pochi mesi prima, nel novembre del 2019, il libro uscito nel marzo del 2019, nel novembre del 2018, fece un certo scalpore quella idea della scrittrice Michela Murgia relativa al cosiddetto fascistometro, cioè una specie di scala o di quiz di natura, da un lato culturale, da un lato anche di interpretazione o di approccio psicologico al problema del fascismo che delineerebbe quella che è la struttura psichica della persona che è attratta da un'ideologia fascista, collegata al di là di quelli che sono le conformazioni storiche, cioè una caratterizzazione storiografica, e quelle che sono le caratterizzazioni ideologiche, c'è cioè una sorta di fascismo ideologico in senso post-ideologico, cioè in senso di fascismo antropologico, fascismo collegato alla struttura psichica della persona. Ora,
Evidentemente Michela Murgia è una scrittrice, una pubblicista, è molto, molto nota nel mondo anche della polemica politica quasi quotidiana, ha degli ascendenti molto nobili, come potrebbe essere Umberto Eco, il quale circa 20 anni fa, come è noto, in una conferenza che poi è stata pubblicata sotto forma di piccolo libro, molto, molto pregevole tra l'altro, Il fascismo eterno, Umberto Eco sviluppò la tesi del cosiddetto urfascismo, cioè un fascismo eterno, un fascismo che si rinviene nella psiche profonda dell'uomo, quantomeno dell'uomo occidentale, ma probabilmente anche dell'uomo che va oltre l'Occidente, un fascismo antropologico, in poche parole, un fascismo che ha una connotazione antropologica che non si ricollega necessariamente alla struttura ideologica specifica del fascismo storico. Ora, questo fascismo antropologico, di cui Umberto Eco è stato forse il più fine espositore a livello di pubblicistica divulgativa di massa, molto più della Murgia evidentemente, questo fascismo antropologico è diametralmente opposto a quella che è la fatica storiografica, fatica di scienziato della politica di Anthony James Gregor, ma anche dello stesso Emilio Gentile e anche di Renzo De Felice, che ha cercato di contestualizzare dal punto di vista storiografico e poi come fenomeno storico il fascismo specifico italiano. Ora, nel momento in cui fuori dagli ambienti accademici purtroppo ancora prevale questa connotazione di un fascismo che non è una ideologia storicamente condizionata e verificabile e circoscrivibile in una determinata epoca, ma diventa un tratto dell'irrazionalismo congenito nell'animo umano, un irrazionalismo non a livello ideologico o letterario come potrebbe essere l'irrazionalismo di età romantica, ma proprio un irrazionalismo psicopatologico. Questo comporta che il fascismo venga utilizzato come etichetta per connotare negativamente, appunto in senso psicopatologico, ogni realtà che non è al momento concepibile nel senso di una realtà approvabile dal punto di vista anche culturale, intellettuale o comunque valoriale. Quindi è una connotazione fortemente negativa. Ora, questo purtroppo lo vediamo tutti i giorni, continua a essere effettivamente predominante a livello non accademico per fortuna, ma a livello di politica, di polemica politica o anche di polemica giornalistica quotidiana. E questo mi ha portato a dire: ma com'è possibile che a distanza ormai di 70 anni dalla fine del fascismo ancora questa etichetta venga utilizzata per la squalificazione politica dell'avversario di turno, addirittura a livello di psicopatologia? Ora, evidentemente questa interpretazione di un fascismo come devianza psicopatologica ha delle radici molto profonde, in realtà. Non è una invenzione giornalistica, come ben sappiamo, è una risultante di studi che vennero effettuati già in corso del fenomeno storico del fascismo, e questo fa sì che sia necessario andare a rivedere quali sono le origini di questa lettura psicanalitica del fascismo, che è lontanissima, anzi, lo vedremo poi meglio dopo, antitetica rispetto a quella che è la interpretazione complessiva di Gregor del fascismo come quantomeno il fascismo storico come ideologia razionale, compatta, con un suo significato, con una sua valenza anche in termini storiografici e filosofici. Ora, sono due fondamentalmente gli autori classici dell'interpretazione psicanalitica del fascismo, su cui adesso vorrei un attimo brevissimamente spendere qualche parola prima di passare a Gregor, studioso e critico di questa interpretazione. Uno è Wilhelm Reich, l'altro è Erich Fromm. Questa mattina Fromm è stato citato dalla professoressa Mazzone a proposito dell'interpretazione o comunque della lettura dei manoscritti e della interpretazione ideologica di Marx, e si vede come Gregor ha nei confronti di Fromm
un approccio critico che si reitera nel tempo su più fronti, non soltanto sul discorso della critica marxista, ma anche proprio su problematica specifica della interpretazione del fascismo. Per quanto riguarda Reich, questa è una figura, Wilhelm Reich, una figura evidentemente eccentrica nell'ambito del mondo della psicanalisi. Lo stesso mondo della psicanalisi non ha ancora chiarito qual è stato effettivamente l'apporto fondamentale di questo autore, un autore eccentrico, ma anche geniale per certi versi, un autore che come è noto era un comunista eretico nato nell'impero austro-ungarico, morto in carcere negli Stati Uniti per presunte frodi di natura intellettuale. Parlava dell'energia orgonica, un'energia solare di libertà sessuale che dovrebbe condurre alla liberazione della psiche umana. Bene, Reich, come anche Fromm, si colloca tra i cosiddetti intellettuali dissidenti rispetto a Freud, pur nell'ambito di una interpretazione ideologica della realtà di segno marxista. Se Marx aveva studiato l'operaio adulto razionale, consapevole dei propri interessi, e cioè un operaio capace di utilizzare lo strumento della raison, della ragione, e quindi assolutamente razionale nella identificazione di quelli che sono i suoi interessi e le sue tecniche di azione sulla società, ecco che Freud aveva invece introdotto il discorso del subinconscio, in base al quale l'individuo è sì razionale, ma ha anche una struttura psichica oltre la razione, oltre la ratio, quindi una struttura psichica che va nell'inconscio irrazionale e gli fa compiere scelte irrazionali. Però Freud era rimasto legato alla sfera individuale. Reich invece sposta questa struttura della psiche irrazionale a livello sociale. Non è l'unico, c'è anche Fromm, come poi vedremo brevissimamente. Nell'opera Psicologia di massa del fascismo del 1933, Wilhelm Reich parte dal presupposto che nell'individuo costituzionalmente esistano tre strutture psichiche. Uno strato, o meglio, una struttura a tre strati. Uno strato superficiale, una dimensione conscia, una dimensione che è aderente alla tolleranza e alle buone maniere, alla convenzionalità della vita sociale che Reich individua nel liberalismo, nella democrazia formale borghese, nell'approccio moderato, razionale ai problemi. Vi è sotto questo strato un secondo strato intermedio, che è lo strato torbido, irrazionale, inconscio, violento, dice Reich, sadico e masochista, che porta, dirà Reich, al fascismo. E vi è infine un terzo strato, che è quello più autentico, il più profondo e naturale, quello delle pulsioni naturali, psichiche, biologiche, primarie, quello della spontaneità psichica e sessuale. Ora, in questo ambito, in questa triplice struttura di struttura psichica, cosa vede Reich? Vede anzitutto la struttura liberal-borghese nel primo strato, che si basa su un fiacco tentativo di rimozione degli impulsi irrazionali, che non attinge mai alla vera libertà del terzo strato, perché si interpone il secondo strato psichico, che è quello del fascismo, o meglio quello della struttura irrazionale che coincide col fascismo, con un fascismo quindi eterno, per riprendere il discorso dell'urfascismo di Umberto Eco. E infatti Reich definisce questa struttura, o meglio, definisce il fascismo in connessione a questa struttura, lo definisce come l'espressione politicamente organizzata della struttura caratteriale media, cioè il medio strato, non vincolata né a determinate razze o nazioni né a determinati partiti. Questa struttura psichica
che è fascista, antropologicamente fascista, è l'atteggiamento emozionale fondamentale dell'uomo autoritariamente represso. È quindi un'espressione di una struttura irrazionale dell'uomo di massa, che non è né italiano né tedesco. Ricordiamoci che Reich scrive nel 1933. È quindi una struttura che può essere applicata in ogni ambito della storia civile occidentale, ma addirittura mondiale, e che però si estrinseca nello specifico tedesco o nello specifico italiano, proprio perché in quelle fasi della storia italiana, della storia tedesca, le caratterizzazioni nazionali portano a far sì che prevalga questo approccio reazionario di struttura psichica intermedia, che evita l'approccio alla, o meglio, evita la liberazione sessuale, o meglio, il recupero dello strato più profondo che è la vera libertà. Ora, non ho il tempo per analizzare evidentemente in dettaglio il pensiero di Reich, che mi preme passare anche a Fromm e poi anche a Gregor. Ora, nell'ambito del fascismo, e ricordiamoci che fascismo per Reich è una categoria estremamente ampia, che coinvolge e include anche il nazionalsocialismo, e già questo va considerato come dal punto di vista storiografico e ideologico un certo arbitrio. Nell'ambito del fascismo / nazionalsocialismo, il razzismo, con il riferimento alla purezza sessuale, comporta che si faccia riferimento alla purezza di razza, che è purezza sessuale, e quindi con la asessualità, cioè con la rimozione del fenomeno sessuale, o quantomeno con la repressione della sessualità nell'uomo, che altrimenti sarebbe, secondo la tesi di Reich, liberamente propenso alla spontaneità sessuale. Tant'è vero che il nocciolo della teoria fascista della razza, come dice lo stesso Reich, non è altro che la paura mortale della sessualità naturale. Infatti poi Reich si diffonde anche sul simbolismo nazista, sulla svastica, che secondo lui rappresenterebbe l'intreccio di due persone in un atto sessuale. Evidentemente questo è molto, molto differente da quella che è l'interpretazione ordinaria della croce uncinata, come si può ricavare dagli stessi scritti, dagli stessi autori fascisti. Ora, tutto questo, la repressione sessuale che comporta una valvola di sfogo in senso o razzistico, autoritario o psichico, fa sì che il fascismo stesso sia considerato una devianza sessuale e psichica. E come si può combattere questo? È una peste psichica, come il titolo della relazione. Come si può combattere tutto questo? Si può combattere con la sessuo, quello che Reich chiama la sessuo-economia, ossia la liberazione psicanalitica dell'individuo, delle masse o dei gruppi sociali dalla repressione indotta dalla educazione familiare, cioè dalla famiglia patriarcale, che ha fatto sì che nel corso di addirittura 6.000 anni la persona venisse strutturata psichicamente in conformità al secondo strato della psiche, cioè quello strato che comporta l'esplosione, lo straripamento dell'inconscio freudiano, che Reich interpreta in senso reazionario e autoritario. Reich non esina, certo non è scarso per quanto riguarda la definizione del fascismo. Tutto il suo libro è costellato da continue definizioni del fascismo. Ne cito una tra le altre: il fascismo è il risultato di una millenaria deformazione degli uomini, avrebbe potuto svilupparsi in ogni paese e nazione, esso agisce in ogni essere umano, e la peste psichica fascista è definibile come somma di tutte le funzioni vitali e irrazionali dell'animale uomo. Chiaro che una definizione così ampia non può che lasciare perplesso. Ora, io ho già sforato il tempo parlando soltanto di Reich, vorrei parlare anche di Fromm, che parla del carattere autoritario della struttura psicologica che costituisce la base umana del fascismo. Ora, Fromm è un autore che viene rispettato da Gregor, nel senso che Fromm
si diffonde anche sulle quelle che sono le sue metodologie e le sue fonti utilizzate, cioè studi clinici condotti da lui stesso o dalla sua equip su individui che analizzano quella che è la formazione di quella che lui chiama la struttura psichica della personalità autoritaria, un carattere autoritario che costituisce la base della struttura psicologica, della base umana del fascismo. Ora, salto alcuni passaggi, evidentemente Fromm, nella sua bella opera, tra l'altro, Fuga dalla libertà, molto apprezzata nell'ambito psicoanalitico, un po' meno da Gregor, si rifà molto a un autore poco conosciuto, che è Harold Laswell, che viene citato correttamente da Fromm, tra l'altro, La psicologia dell'hitlerismo, potrebbe definire psicologia del fascismo in senso molto lato. Fromm va a studiare quella che è la struttura della personalità autoritaria, che lui identifica nell'approccio sadomasochistico che nasce quando l'uomo, posto di fronte alla nuova libertà, cioè la libertà che nasce con la riforma protestante, non con la rivoluzione francese, ma con la riforma protestante, di fronte alla responsabilità individuale di questa libertà, anziché correre verso quello che sono struttura naturale di libertà positiva, ossia mettersi in sintonia con l'espressione piena delle proprie facoltà emotive, sociali, sensuali, intellettuali, invece fugge da questa libertà perché ha paura di questa libertà che responsabilizza in senso individuale e quindi corre verso la sottomissione, verso l'autorità. Questo comporta l'emergere di una struttura psichica di tipo sadomasochistico, nel senso che da un lato c'è, come facile intuire dal punto di vista masochistico, l'assoggettamento all'autorità, barattando in buona sostanza la libertà per la sicurezza del gruppo. Dall'altro c'è il sadismo, appunto sadomasochismo, che significa dominio esercitato su un gruppo, dove anche la persona sadica ha necessità di avere il gruppo da dominare, altrimenti non avrebbe più un suo punto di riferimento. Quando parla Fromm della interpretazione della personalità autoritaria a livello sociale, introduce il discorso sulla psicologia del ceto medio tedesco degli anni prima della guerra e subito dopo la grande guerra, di un ceto medio che cercava l'autorità, era recettivo al messaggio nazionalsocialista, o meglio fascista, perché voleva sottoporsi a un'autorità, aveva grande stima, grande rispetto dell'autorità, ma contemporaneamente l'aspetto sadico voleva dominare chi era soggetto al potere politico, le minoranze politiche, le minoranze poi razziali nel nazionalsocialismo e poi in prospettiva i popoli stranieri che erano considerati di qualità inferiore. Quando poi Fromm conclude il suo discorso sulla fuga dalla libertà per approccio al nazismo, ecco che lui ritiene che i desideri che scaturirono dalla struttura caratteriale di una parte della popolazione tedesca vennero soddisfatti da queste istanze sadomasochistiche che sono fasciste, che sono naziste e che si rinvengono anche nella stessa figura del capo del nazionalsocialismo, Adolf Hitler, su cui Fromm spende molte, molte pagine, basandosi anche sul Mein Kampf. Ora, tutto questo discorso sulla struttura caratteriale fascista, come si colloca nel pensiero di Gregor? Gregor è estremamente critico, tutta la sua opera smentisce in realtà questi assunti sia di Reich che di Fromm che di anche altri autori minori. Per Reich il fascismo ha necessità di una definizione rigorosa all'interno di uno schema tassonomico che questi psicanalisti non forniscono in nessuna misura. L'ideologia fascista andrebbe studiata di per sé in modo razionale per
capire se ha degli approcci o delle concatenazioni razionali al proprio interno, oppure se è di totale irrazionalismo. Noi sappiamo che Gregor conclude nel senso di una ideologia che ha una sua dignità razionale, che può essere studiata di per sé. Ora, qui dobbiamo distinguere, e concludo in brevissimi minuti, che ho già superato il tempo, il Gregor del 1974, che va visto in continuità con il Gregor del 1997, del 2005 e del 2016. Mi spiego in brevissimo tempo. Nell'interpretazione del fascismo, opera di Gregor del 1974, l'intero capitolo, il capitolo 3, è dedicato alla analisi critica di questi autori psicanalisti, in particolare Reich, Fromm e anche altri. È un capitolo che a me è piaciuto molto perché ha una valenza anche di sottile ironia quando valuta i suoi autori sottoposti a dura critica. Ora, la principale critica che Gregor muove a Reich è che, dicendo che tutti sono potenzialmente fascisti perché hanno avuto un'educazione da famiglia patriarcale che dura da 6.000 anni, a questo punto tutti dovremmo appunto essere fascisti, non soltanto in Italia e in Germania, ma anche negli Stati Uniti, per esempio. Cioè, la spiegazione di Reich spiega, volendo spiegare tutto, finisce per spiegare nulla, soprattutto non ha alcuna base empirica di ricerche condotte sulla psiche di massa dei soggetti italiani e tedeschi, laddove il fascismo poi ebbe la sua affermazione. Ugualmente le critiche mosse a Fromm è sicuramente più sofisticato di Reich, anche più rispettabile, perché Reich, ricordiamo, era un eretico, a me personalmente anche simpatico Reich per le sue tesi, però effettivamente sicuramente un eccentrico rispetto a Fromm, il quale invece si dilunga molto anche sul discorso delle prove, ma queste prove alla fine, anche quelle di Fromm, si riducono soltanto a pochi studi clinici su pazienti nevrotici. E anche le pagine che Fromm dedica alla psiche di Adolf Hitler si basano effettivamente soltanto sul Mein Kampf, cioè su un'opera autobiografica che non trova riscontro in altri studi collaterali sulla psiche del soggetto. Comunque sono comunque fonti non di prima mano. Ora, Gregor nel 1974 conclude la sua analisi critica tranchante su Fromm e su Reich, in particolare su Fromm, con una frase che vorrei citare a riguardo di Fromm, ma si può applicare anche a Reich. Non può essere accettata come fondata su base empirica la tesi di Fromm. Nella migliore delle ipotesi si tratta di un'esercitazione dialettica. L'unico premio sotto il profilo del progresso della ricerca scientifica, delle opere di Reich, di Fromm e di altri, è quello di aver fatto sì che a seguito dei loro studi si sviluppassero delle ricerche empiriche, in particolare quelle di Adorno, di Stanford, sulla famosa scala F, cioè la scala F è la scala del fascismo, evidentemente, molto più elaborata, molto più anche intellettualmente congrua rispetto a quella del fascistometro di Michela Murgia che citavamo all'inizio. Tuttavia, questa scala F, condotta su studi clinici condotti negli Stati Uniti, sulla personalità autoritaria, conduce addirittura a risultati che sono opposti a quelli cui giungono sia Reich che Fromm. Tant'è vero che Gregor, nel 1974, con una critica che è una stroncatura più che una critica, conclude: il tentativo di interpretare il fascismo come il prodotto esclusivo di un particolare tipo di personalità appare incrinato senza speranza. Gregor tornerà ancora nel 1997 sull'analisi delle interpretazioni psicanalitiche del fascismo con riferimento a Robert Griffin, The Nature of Fascism, opera dei primi anni 90. Questo autore, altro pregevole per l'ampiezza anche della sua interpretazione, Gregor sottolineerà il fatto che quando Griffin ancora richiama il discorso del sistema fascista, interpretabile come un sistema di sadici, di narcisisti, psicopatologici, ecco che Gregor torna a dire non sussiste alcuna prova metodologica e prova empirica
su queste affermazioni, che tali restano, ma non solo, ma non sono neanche affermazioni nuove, perché si rifanno proprio a Reich, a Fromm e a tutta la scuola psicanalitica. Sotto questo aspetto l'intervento di Griffin non è nuovo, riporta sotto nuove forme quella che era la vecchia distinzione della interpretazione psicanalitica. Gregor tornerà ancora nel 2005 su questo argomento, nella bellissima introduzione al libro Intellettuali del fascismo, che già di per sé costituisce una smentita delle tesi che vogliono il fascismo come un fenomeno psicopatologico irrazionale, proprio perché studia invece Gregor la natura profondamente razionale degli autori che vengono considerati ideologi nazisti. Nell'introduzione ancora cita Reich, ma lo cita per stroncarlo, come per dire tuttora perdura questo tentativo di interpretazione del fascismo come ansia da orgasmo, cioè ansia da sessualità repressa, oppure intossicazione mistica. E per concludere, nel 2016 ancora Gregor, per dare l'ultima parola sul punto, quando va a fare il bilancio, siamo 3 anni dalla sua morte, il suo bilancio di quella che è la sua interpretazione del misticismo fascista degli intellettuali psicoanalitici, torna a dire che l'unica interpretazione che ancora sussistono con una certa validità, sia strutturale e razionale che storiografica, sono quelle del totalitarismo e del fascismo visto come dittatura per un funzionare uno stadio di crescita economica, quella che lui preferisce, ma non fa più menzione della dittatura, dell'interpretazione psicanalitica. Questo per dire che l'ultima parola di Gregor sull'interpretazione psicanalitica è la conferma della stroncatura che venne già da lui scritta in termini brillanti nel 1974. Avrei voluto parlare anche dell'interpretazione di Bataille, ma mi fermo qui perché ho superato il tempo a mia disposizione. Grazie a dottor Petrosillo. Il suo intervento di apertura sottolinea come Gregor cerchi in questo, più similarmente a Renzo De Felice, di sottolineare l'importanza di un approccio ideografico, che è tipico della ricerca appunto storiografica, cioè quella di vedere il contesto, le specificità spazio-temporali di un fenomeno, perché il rischio di interpretazioni come quelle, chiamiamole complessivamente francofortesi, che maturano nella Germania degli anni 30 in reazione al nazismo e poi vengono estese anche al fascismo, hanno il difetto di voler, appunto, come lei giustamente diceva, con l'intenzione di spiegare tutto, poi finire per non spiegare quasi nulla, perché il rischio ovviamente di andare su un livello psicologico di personalità autoritaria, che peraltro è una categoria che presenta anche molti lati interessanti, però diciamo probabilmente può valere ben prima della Grande Guerra, ben prima del primo conflitto mondiale, che invece è molto genetico decisivo per la nascita del fascismo. Chiedo cortesemente appunto a tutti ora di rispettare i tempi, anche perché se ci sono poi degli spunti, come dicevo ora dottor Petrosillo, per quanto riguarda anche un approfondimento su Bataille, possiamo poi dedicarlo al dibattito finale. Peraltro poi manderò anche la possibilità di accedere a chi vorrà, come la professoressa Mazzone, dottor Messina, mi hanno chiesto di poter poi intervenire sul finale, eventualmente alla luce delle stimolanti riflessioni, come questa che abbiamo sentito. Quindi grazie a Lorenzo Vittorio Petrosillo. Passiamo a professor Rodolfo Sideri. Professor Rodolfo Sideri è docente di ruolo di filosofia e storia nei licei, è un collaboratore stretto e alquanto della fondazione. Eccoci, Laura. Ecco. Buonasera. Sì, è collegato, tutto collegato. Credo fosse la voce dell'archivista della fondazione, Alessandra Cavaterra, che saluto. Si è interessato in particolare di cultura politica e filosofica della destra italiana e più in generale appunto della cultura. Si è interessato della cultura italiana tra 8 e 900,
autore di tantissime pubblicazioni, studi monografici su Alfredo Oriani, su Adriano Romualdi, su Carlo Costamagna, e dal punto di vista squisitamente filosofico negli ultimi anni si è concentrato su Ugo Spirito, e recentissimo un volume intitolato Con Mussolini e oltre, Giovanni Gentile da Marx alla destra postfascista. Nello specifico, oggi pomeriggio ci parlerà di Julius Evola e il neofascismo nell'analisi di Anthony James Gregor. A lei, il professor Sidere, all'amico Rodolfo, la parola. Prego. Grazie Danilo. Io mi scuso già preventivamente di non poter stare fino alla fine, anche perché sto usufruendo della generosa ospitalità del cellulare di Alessandra Calaterra. E quindi che farò maggior ragione di essere. Della storiografia di Gregor. Laddove in qualche modo questa mattina il tema si è sfiorato, ma non mi sembra perlomeno di aver ascoltato la forte influenza che le teorie di Arthur Danto hanno avuto sulla metodologia storiografica di Gregor. E quindi implicitamente l'influenza è la decisiva influenza che la teoria nomologico-inferenziale, altrimenti detta teoria delle leggi di copertura, ha invece per la comprensione delle crisi di Gregor. Ecco, lo storico americano tematizzò questo aspetto in uno dei suoi interventi agli incontri romani della Fondazione Volpe. Il figlio dello storico Giovanni Volpe, oltre ad aver fondato la Fondazione Volpe, teneva ogni anno gli incontri romani e poi i filastri venivano poi pubblicati. In questa prima partecipazione Gregor parla della storiografia e relatività della storia, facendo una sorta di sintesi, vera e propria sintesi di questa teoria nomologico-inferenziale, che nel dibattito epistemologico degli anni 70, ed è appunto il momento in cui Gregor partecipa a questo incontro romano, era decisamente centrale. Che cosa afferma Gregor in questo incontro romano del 76? Afferma innanzitutto che la storiografia è una scienza. Nel dibattito tra nomotetico e ideografico, Gregor sposa decisamente la parte, diciamo, la fazione nomotetica, la storia come scienza capace di usare, se non di produrre, leggi. Certo, nessuna scienza, tantomeno la storia, per quanto sviluppata e valida sia, può mai comunicare la verità completa e assoluta. Ma come non ci riesce la storiografia, non ci riesce la fisica o l'astronomia o la chimica. Questo perché ogni scienza non si limita a spiegare semplicemente, non interpreta la realtà. Il suo scopo infatti è di comprendere, non di descrivere la realtà. È evidente che la relatività della storia è la stessa della relatività della fisica o dell'astronomia o della chimica. Per il resto, lo storico, dice Gregor, tenta di fare ciò che fa qualunque scienziato, cioè comprendere la complessità della propria materia facendo ricadere alcuni avvenimenti selezionati sotto norme confermabili di regolarità sociologica, politica, economica e psicologica. La storia è scienza, anche se l'aspetto soggettivistico, appunto anche biografico, se vogliamo, sembra prevalere. Questo perché la scienza non deriva dall'assenza di soggettività, ma dalla presenza di strumenti e di tecniche di autocontrollo di questa soggettività, capace di non farla condizionare la ricerca. È in un certo senso, questo di Gregor, una semplificazione per il vasto pubblico della teoria nomologico-inferenziale, ossia teoria della legge di copertura, che è conseguenza del suo approccio sociologico e appunto nomotetico che Gregor ha al fascismo e di conseguenza al neofascismo. La teoria nomologico-inferenziale, se insomma, non è conosciuta, anche perché è un dibattito soprattutto filosofico, interessò poco gli storici. È l'idea, elaborata da Popper ed Hempel, appunto due epistemologi, non due storici, per cui anche la storiografia è una scienza che funziona come le altre, ovvero parte da leggi empiricamente verificabili, che sono, come abbiamo sentito in Gregor, leggi della psicologia, dell'economia, della biologia persino,
per ricavarne delle condizioni dalle quali è possibile dedurre il fatto stesso. Quindi la storia come scienza è esattamente come tutte le altre, anche se poi sia Popper che Hempel e lo stesso Danto tenteranno un po' di adattare la teoria nomologica inferenziale sostanzialmente deduttivistica anche alla storia. Perché effettivamente la storia è una scienza, ma non è una scienza come la fisica o la chimica. Come tutte le scienze, anche per la storiografia, la verità risulta dall'insieme delle prospettive di ricerca. La verità non sta prima della ricerca, ma in un certo senso procede per accumulazione. Se poi è relativa e incompleta, lo è esattamente come lo sono tutte le altre scienze. E questo è questo approccio nomotetico e sociologico essenzialmente alla storiografia di Gregore di fondamentale importanza per comprendere l'analisi del fascismo, ma anche del neofascismo come categoria euristica. Secondo lo schema sociologico, il fascismo può essere ricompreso sotto la legge, coperto, appunto, come dice la teoria, dalla legge dello sviluppo economico. Il carattere sociologico della ricerca è apertamente rivendicato da Gregore e in un'opera come Il fascismo, interpretazioni e giudizi, che venne pubblicata appunto da Volpe. Cioè la ricerca di la possibilità di comprendere i fenomeni politici e sociali complessi riportandoli all'interno di un tentativo sistematico. Come è noto, la categoria di interpretazione del fascismo per Gregore è quella di dittatura di sviluppo. Il fascismo italiano è un sistema di mobilitazione delle masse per un rapido sviluppo economico. E l'ideologia elaborata dal fascismo è funzionale a questo scopo. Cioè l'ideologia è instrumentum regni di un'operazione accelerata di sviluppo economico da parte di un'Italia che entra in ritardo nella competizione internazionale e che doveva assumere rapidamente il ruolo che Mussolini aveva pensato, cioè di potenza mediterranea. E questo doveva determinare una crescita economica accelerata partendo da condizioni sfavorevoli. In questo senso, il fascismo, dice Gregor, ha fornito la prima e forse finora unica spiegazione razionale e ideologica, organicamente e perfettamente sviluppata, valida per i sistemi totalitari del XX secolo. Il fascismo dunque è una rivoluzione progressista in un certo senso, né di destra né di sinistra, né conservatrice né violentemente rivoluzionaria, perché entrambi gli aspetti avrebbero reso impossibile quello sviluppo economico che invece il fascismo cercava. Soprattutto la rivoluzione violenta, come Mussolini aveva imparato dopo la criminale e fallimentare applicazione del comunismo di guerra nelle prime fasi della lotta bolscevica. Ora è indubbio che questa lettura del fascismo come dittatura di sviluppo consenta a Gregor un'analisi razionale e coerente del fenomeno fascista. Ma ci sembra che la riduzione sociologico-nomotetica dell'interpretazione tende necessariamente a sottovalutare, quando non a ignorare, altri aspetti del fascismo. È stato ricordato come il curatore del convegno, dottor Messina, abbia intervistato Gregor in un libro poi uscito col titolo di Riflessioni sul fascismo italiano, dove l'intervistatore pone effettivamente a Gregor la domanda se il fascismo sia stato soltanto una dittatura di sviluppo. Beh, la risposta di Gregor mi sembra decisamente sbrigativa, se non reticente. Perché Gregor afferma che sì, il fascismo fu anche una rivoluzione culturale e del pensiero, ma poi torna immediatamente alla tesi per cui questa rivoluzione culturale del pensiero era funzionale alla creazione dello sviluppo economico. Anche l'ideologia ruralista e antimoderna che il fascismo sia pure confusamente e contraddittoriamente sviluppò viene ricondotta da Gregor ad eccezionale regola, che al più fanno del fascismo una dittatura di sviluppo, lui dice, che rispondeva oltre che alle preoccupazioni economiche anche alle preoccupazioni politiche. Ecco, si tratta di considerazioni che inevitabilmente vanno a influire poi sulla valutazione che Gregor dà di Evola e del neofascismo. Se infatti il fascismo c'è quando c'è una dittatura di sviluppo, il neofascismo è possibile soltanto in presenza di un sistema socio-economico che richieda un'ideologia di sviluppo e possibilmente provenga da un regime al potere. Ecco perché Gregor nell'ideologia del fascismo affronta certamente la posizione di Evola, ma non per incorporarlo nel fascismo, quanto piuttosto per escluderlo. Evola non è fascista, anzi vedremo addirittura antifascista, così come non è neofascista il movimento sociale
per Gregor. Chiamato così, definito così, semplicemente perché aveva dato una casa ai reduci e ai nostalgici del regime, ma che poi non aveva mai rinnegato, tutt'altro, la libertà di stampa, di riunione, la rappresentanza politica dal basso, anche perché non avrebbe potuto, visto che si sarebbero ritorti a suo danno. Evola non può che essere spunto da questo discorso. Evola non soltanto è completamente estraneo al fascismo, ma addirittura viene definito apertis verbis da Gregor come antifascista. Il suo occultismo esoterico lo portava infatti in una direzione totalmente diversa da quella dello sviluppo economico, che Evola derubricava a concezione materialistica della vita. E per questo, dice Gregor, Evola nel fascismo spazio non lo ebbe mai, a parte il momento dell'avvicinamento alla Germania nazionalsocialista e alle leggi razziali. E infatti, secondo Gregor, Sintesi di dottrina della razza di Evola è l'unico libro di Evola letto da Mussolini, e lo stesso Mussolini consentì a Evola, nella traduzione tedesca, di intitolarlo Grundrisse des faschistischen Rassenlehre, cioè nella volontà di dare una direzione particolare anche al razzismo fascista rispetto a quello nazionalsocialista. Ma per il resto, scrive Gregor, nessuno degli esoterici ragionamenti evoliani era presente in alcuna affermazione dottrinale ufficiale fascista. Cioè, dal punto di vista del fascismo, dice Gregor, tutto era errato. Così come dalla prospettiva evoliana, non tutto del fascismo era in ordine. Anzi, proprio i temi caratterizzanti l'ideologia del fascismo vengono negati da Evola. La nazione viene sconfessata e dichiarata inutilizzabile come mito mobilitante. La questione sociale è appunto degradata a visione materialistica della vita. Il populismo condannato, una gerarchia che non provenisse dall'alto, considerata una pura perversione del principio naturale della governabilità. Non è un caso che questi temi presenti in Gentile siano estranei a Evola. E Gregor ricorda come Evola stesso e gli intellettuali che gli furono vicini erano tutti antigentiliani, laddove Gentile, per lo storico americano, è il filosofo del fascismo, così si intitola appunto un suo libro tradotto in italiano. Alla formazione della Repubblica Sociale poi Evola non ha nulla a che fare, prese in parte lo stipendio dalla Repubblica Sociale, ma rifiutò di recarsi al nord. Rigettò per intero l'ideologia della Repubblica Sociale, basta leggere il fascismo visto da destra, che è appunto dedicato al fascismo della Repubblica Sociale dopo la guerra. A Evola probabilmente non andava, sicuramente non andava bene che si trattasse di una repubblica, certamente non andava bene che fosse sociale e probabilmente non andava bene neanche che fosse italiana. Spero che sia a buon gioco Gregor nell'affermare che Evola non si sia mai interessato al fascismo in quanto tale. Vedeva nel fascismo la possibilità di inserire quella che si chiamava rettificazione in senso tradizionalista, rimanendone delusa. Ma allora che cos'è il neofascismo per Gregor? Gregor lamenta in un'opera intitolata La ricetta del neofascismo, un'opera che è del 2006 ma in italiano viene pubblicata 11 anni più tardi, l'insufficienza, dicevo, di studi sul neofascismo che ne fanno una sorta di calderone all'interno del quale collocare ogni notizia. Sessismo, antisemitismo, persino musica hard rock, oltre a schiacciarlo su due soli aspetti fenomenologici dell'odio e della violenza. Così gli studiosi del neofascismo si sono trovati di fronte alla difficoltà di ogni studioso di fronte a una materia nuova, cioè delimitare i confini dell'indagine, perimetrare concettualmente il tema della ricerca. Ed è in fondo una tentazione alla quale nessuno storico rinuncia, quello di definire l'oggetto della propria indagine, anche perché le definizioni sono portatrici di teoria, mentre quello che caratterizza lo studio del neofascismo è la mancanza, dice Gregor, di qualsiasi coerenza nel definire la materia di indagine. Tant'è vero, soprattutto dopo la guerra, sembrò che il fascismo, avendo perso il conflitto, aveva trionfato in tutto il mondo. Gli Stati Uniti erano diventati immediatamente fascisti per l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era diventata fascista per la Cina di Mao. Lo stesso Stalin era diventato fascista dopo la destalinizzazione. Tito era diventato fascista dopo l'abbandono dell'orbita sovietica. È quella sorta di urfascismo che è stato ricordato. Ma se il neofascismo è una riproposizione riveduta e corretta nella contemporaneità del fascismo, ne deve possedere i caratteri.
cioè un governo che attua una mobilitazione totale per lo sviluppo economico, al quale si accompagna un'ideologia e una formazione collettivistica, di rifiuto dell'individualismo egoistico, capace di proiettare interamente l'individuo nella dimensione sociale. Non è tale il movimento sociale, abbiamo detto, anche se veniva considerato per Gregor neofascista da parte di chi aveva l'interesse a sfruttare la rendita di posizione dell'antifascismo, e non lo evola, completamente contrario a ogni fenomeno modernizzatore, non solo il fascismo, anche il futurismo. Come antifascista evola, secondo Gregor, non ha nulla a che fare con il neofascismo. È sempre stato un occultista, un mago pagano, un devoto della scienza iniziatica, accusato di fascismo solo perché la letteratura progressista denota in questo modo ogni ideologia antidemocratica, anticomunista o antifemminista. Ma scrive Gregor, si trova più neofascismo nella Protesta Nera che non in Ebola. Si trova più fascismo in Marcus Garvey, leader tra le due guerre dell'Unia, o nel Lost Found Nation di Iyad Muhammad, che non in Ebola. E non solo per un certo razzismo verso i bianchi, in confronto del quale Hitler a volte sembra un dilettante, ma perché entrambi sostenevano la necessità che per la liberazione del mondo nero fosse necessario uno sviluppo economico, sia da parte delle nazioni che aspiravano alla decolonizzazione, sia da parte della società dell'enclave afroamericana che rivendicava diritti civili e politici. Ma chi per Gregor può veramente sostenere diciamo, il ruolo del neofascismo del XXI secolo è la Cina comunista, tanto maoista quanto post-maoista. E a sostegno di tale affermazione Gregor porta proprio il nostro Ugo Spirito, definito un intellettuale, forse con non troppa precisione, un intellettuale che aveva servito Mussolini come uno dei suoi principali ideologi, ma che, come è noto, ha visto nella Cina maoista un comunismo peculiare alla realtà cinese, lontano dal marxismo ancora figlio dell'ideologia individualistico illuministica, e come scrive Gregor, che ritrovò nella Cina ciò che gli era familiare, cioè quello che aveva visto nell'Italia fascista: disciplina, senso della comunità, ordine, spirito di sacrificio nato da una fede comune e da un senso di giustizia. Per Gregor, tanto la Cina maoista quanto quella post-maoista avevano concepito la nazione in vista dello sviluppo industriale e della rapida crescita economica. Non solo per questo aspetto, dunque, la Cina comunista è neofascista, ma lo è anche per alcuni aspetti collaterali, l'irredentismo, il fatto che la Cina consideri vera Cina la massima espansione dell'impero mancese sotto la dinastia Qing. E persino la necessità di controllare il proprio mare, che rimanda alla vocazione mediterranea dell'Italia. Insomma, come scrive appunto Gregor in questo libro, sulla ricerca del neofascismo, la Cina, tanto nella versione maoista che postmaoista, sembra essere messa come un esemplare dell'unica forma che il neofascismo è possibile nel XXI secolo. Per quanto diversa nei particolari, per quanto variabile nei tratti istituzionali, le caratteristiche indubbie di un fascismo genetico sembrano evidenti. E in conclusione, perso la dimensione del tempo come capita spesso in questi casi, ma credo di essere nei tempi assegnati. In conclusione, le analisi di Gregor sono certamente estremamente stimolanti, ma lo sono soprattutto laddove sembrano un esercizio di storia controfattuale. E non soltanto per la definizione della Cina come neofascista. Certamente la Cina rifiuterebbe, ma non è che basta rifiutare o affermare un'identità per averla o non averla, fatto piuttosto proprio per Ebola, considerato non solo estraneo al fascismo, ma addirittura antifascista. E beh, proprio qui che si avvertono, a mio avviso, quelli che sono i pregi, ma anche i limiti dello storico americano. I primi consistono nella liberazione della storiografia sul fascismo e del neofascismo dalle secche di pregiudizi ideologici, dalle ripetizioni di luoghi comuni ingiustificati e ingiustificabili anche se ancora presenti. Laddove i limiti ci sembrano invece consistere nel voler sottrarre il fascismo alle sue caratteristiche multiverse per interpretarlo pressoché esclusivamente come dittatura di sviluppo. È chiaro che in questa cornice Ebola è un corpo estraneo al fascismo quanto al neofascismo. Che per essere tale il neofascismo deve avere almeno alcune caratteristiche di quello che Gregor chiama fascismo paradigmatico, cioè appunto il fascismo italiano, laddove l'opposizione sembra totale: moderno sviluppista al fascismo, reazionario e antimoderno Ebola, alieno dal razzismo se non per ragioni di politica estera,
periodo di avvicinamento alla Germania al fascismo, razzista, sia pure di un razzismo sui generis Evola, populista in quanto movimento di massa al fascismo, radicalmente elitario Evola. Però non si può non osservare come in quel mondo che si definisce neofascista, con quella, in volta almeno quella che è la mia idea, più un'etichetta che una categoria euristica, Evola sia stato presente. Anzi, ci sia stato una parte di questo mondo, della destra radicale, post-fascista, neofascista, che ha visto anzi in Evola l'unica possibilità di tradurre nella contemporaneità un fascismo diverso da quello che aveva fallito. Perché in gran parte del mondo cosiddetto neofascista riprende il mito del risorgimento tradito che il fascismo ha fatto proprio. Anche il fascismo ha tradito alcuni aspetti, non si era rettificato. Sì, è vero che si tratta di un gruppo minoritario, quello dei figli del sole, ma non minoritario dal punto di vista di struttura, di importanza intellettuale. I figli del sole possiamo annoverare sicuramente quelli che sono state tra le massime intelligenze della destra radicale del dopoguerra. Completo errore di visione in questa avvicinare Evola a un corretto fascismo? O forse si può dire che il fascismo è stato anche una dittatura di sviluppo, ma non è stato solo questo? E quanto sarebbe illegittimo capovolgere il discorso di Gregor e dire che a un certo punto in realtà lo sviluppo economico fosse strumentum regni per la creazione dell'uomo nuovo, che per essere tale non poteva continuare a sussistere all'interno di una società economicamente affettata. Cioè che il fascismo alla fine che è stato più che altro uno stile di vita, o essenzialmente uno stile di vita, al quale era funzionale lo sviluppo economico e una politica di potenza. Ovviamente è soltanto un'ipotesi, ma un'ipotesi che potrebbe essere coltivata capovolgendo l'ipotesi di Gregor. Insomma, si tratta, a mio avviso, della difficoltà di ogni tentativo di sottrarre un fenomeno storico alla sua dimensione biografica, per restituirla a una dimensione totalmente nomotetica. Nella difficoltà di cercare di trovare la linearità, soprattutto in fenomeni complessi come il fascismo, dove l'ideologia che si stava costruendo era piuttosto ellittica che non lineare. La lettura di Evola, di Gregor, del fascismo, del neofascismo, certamente utile, ma limitata a una legge di copertura che vuole dimostrare come tutto si spieghi coerentemente e perfettamente. Ma lo storico sa che quando nella sua analisi tutto quadra perfettamente, c'è evidentemente qualcosa che non funziona. In questo caso il rischio che il confine con la forzatura sia stato attraversato. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor, grazie professore. È molto interessante l'interpretazione di Gregor, che Gregor dà del ruolo di Julius Evola, perché diventa appunto il perno attorno a cui svolge un tipo di interpretazione che appunto, come ha ben sottolineato il professor Sideri, consente anche di cogliere tanto i pregi quanto i limiti euristici dell'approccio di James Gregor. Siccome un autore, poi uno studioso, è essenzialmente i suoi libri, colgo l'occasione, visto che è stato menzionato sia da Petrosillo sia da Sideri, intanto per far vedere uno dei libri di cui appunto la generosità di James Gregor mi fece appunto dono, gli inviava proprio dagli Stati Uniti a sue spese, che insomma non è così di costume consueto nell'Accademia, e ci sono appunto ritratti di Rocco, Panunzio, un paio di saggi su Spirito, su Camillo Pellizzi, Costa Magna, e appunto anche su Julius Evola. E appunto poi una nuova edizione anche delle interpretazioni del fascismo, con una nuova prefazione. Insomma, far vedere che peraltro poi usciva anche con case editrici di rilievo, insomma, altrimenti sembra, no? Abbiamo parlato giustamente delle traduzioni in Italia, questo è di fatto il lavoro pressoché postumo curato insieme appunto ad Antonio Messina. Adesso passiamo, abbiamo toccato, ha chiuso nella sua relazione professor Sideri con la Cina comunista, passiamo ad un altro comunismo altrettanto, si direbbe dal punto di vista europeo, esotico, un altro marxismo, se lo è, eterodosso, in che misura lo è, con chi
di Cuba è particolarmente esperto, il dottor Virga, professore nelle scuole superiori ed è docente, è dottore di ricerca in political history presso la scuola di alti studi MIT di Lucca, dove avemmo modo poi di conoscerci, insomma, in una lezione che abbi il piacere di tenere ormai credo sei e mezzo anni fa. E a proposito di Cuba, il professor Virga è autore di un volume intitolato Cuba, Dio, Patria, Socialismo, uscito, se non vado errato, 3 anni fa. Quest'anno ha curato, è recentissimo, un volume di Alexandre Dugin, La quarta teoria politica. È un, se non vado errato, è un normalista, no? Professor Virga si è formato alla Normale di Pisa, ha proseguito poi a Lucca, adesso insegna in Piemonte e mi ha detto che era in condizioni sotto la neve, no? Stamattina. Sì, quindi... fortunatamente non è durata molto, quindi niente di particolarmente problematico, ma dovendo spostarmi è sempre un po' un'incognita. Mi fa piacere quindi di rivedere il professor Virga che ci parlerà, chiedo anche a lui so essere estremamente ficcante, conciso, ma giusto per poi consentire a tutti e poter fare dibattito, ci parlerà di castrismo e fascismo, una riflessione critica, immagino, alla luce anche del contributo di Greco. A lei la parola. Sì, grazie. Diciamo, i miei studenti liceali si lamentano che spiego troppo in fretta, saltando anche magari di palo in frasca, ma qui siamo tutti un po' cresciutelli, quindi direi che possiamo procedere anche in maniera abbastanza rapida, perché comunque il tempo va rispettato giustamente e c'è molta carne al fuoco da mettere, a mio parere. A partire dal fatto che io farò riferimento a un testo principalmente di Gregor, che è quello in cui mi sembra che io non ammetto di non aver letto tutto Gregor al 100%, quindi potrebbe essermi sfuggito specialmente qualcosa di recente, però lui affronta il castrismo come fenomeno, cioè castrismo, termine che ovviamente a Cuba è mal visto, del resto come stalinismo è un termine che ancora oggi gli stalinisti rifiutano, no? Maoismo viene rifiutato perché sono tutte in realtà, si tratta di marxismo-leninismo ortodosso, nell'opinione dei sostenitori di queste correnti. Come studiosi invece possiamo e dobbiamo rilevare determinate caratteristiche peculiari. Il castrismo comunque quindi è un termine che si riferisce, diciamo anche astraendolo dalla polemica politica, possiamo riferirlo all'esperienza comunista cubana con tutte le sue peculiarità del caso che ci sono e benché sia stato appunto un fenomeno relativamente limitato nel tempo, nel tempo non tanto, perché ormai ha compiuto i suoi 60 anni di regime politico, ma nello spazio sicuramente. Comunque, venendo al dunque, il testo in cui viene affrontata in maniera più esaustiva da Gregor è un testo del 74, The Fascist Persuasion in Radical Politics, in cui tutto il settimo capitolo viene dedicato, il settimo capitolo di New Radicalism, The Caribbean Variant, che va dalla pagina 260 alla pagina 321, quindi capitolo di una sessantina di pagine ben abbastanza, in cui lui affronta nel dettaglio, analizza tutti gli aspetti in realtà della rivoluzione cubana in modo critico, tra l'altro anche mostrando una conoscenza piuttosto puntuale del tema, ancorché all'epoca non fosse scontato averne una conoscenza esaustiva, considerando che si trattava di eventi ancora in corso d'opera, e in effetti la storiografia più recente ha effettivamente aggiornato alcuni aspetti, sono stati chiariti alcuni punti, quindi è vero che chiaramente è un'opera un po' datata, anche perché chiaramente giunge per forza di cose, può esaminare soltanto una parte specifica e limitata dell'esperienza politica cubana che è arrivata ancora ai giorni nostri, mantenendo a mio parere anche una discreta vitalità nonostante tutto. È dell'anno scorso, per esempio, che si è concluso il processo, il nuovo processo costituzionale ed è stata varata una nuova Costituzione. Detto questo, praticamente in questo saggio lui si dedica a analizzare la rivoluzione cubana, ponendo in luce come di fatto, più che le sue credenziali marxiste-leniniste autodichiarate sono in realtà abbastanza
flebili, sono abbastanza labili, cioè non si reggono molto davanti a un'analisi approfondita, e di questo che si tratti sostanzialmente di un, ecco, lui dice, una Caribbean variant of fascism, quindi una variante caraibica del fascismo. E più nello specifico, leggo tutta l'ultima frase di questo capitolo, Cuban radicals, Danilo, è meglio se devo tradurre le citazioni o posso citarle anche in inglese? Vabbè, io cito in inglese, tanto siamo... Dicevo, sì, no, attendo, bisogna attendere il collegamento da parte da Micongari. Dicevo, magari se puoi qualcosa tradurre, al termine avremo anche il collega Wakefield che invece terrà una relazione in inglese, però, insomma, laddove dovrei... Non è un problema, comunque... La tua discrezione, dai, la tua discrezione. I radicali cubani hanno risolto il dilemma del proletariato non rivoluzionario e del ruolo storico del nazionalismo, trasformando il marxismo classico in una variante caraibica del fascismo. Questa è la conclusione finale. Ora, mi sono imbattuto in Gregor, in questo testo in particolare, nel corso della mia tesi di dottorato, che è stata menzionata nell'introduzione. La mia tesi di dottorato è intitolata Fascism and Nationalism in Cuba, A Case Study on the Global Projection of an European Ideology, discussa nel 2018 all'università, appunto alla scuola Alti Studi MT di Lucca, con la supervisione di Domenico Maria Bruni e di Katia Figueredo, una giovane storica cubana che è la prima che ha lavorato sul tema del fascismo e del nazionalismo a Cuba in maniera scientifica, nel senso che la scarsa letteratura che vi era precedentemente era per lo più letteratura pamflettistica ed epoca bellica degli anni 40, quindi visibilmente di parte, e che aveva mistificato tutto il problema, esagerandone la portata. Naturalmente poi un'analisi molto più puntuale a livello archivistico è stata iniziata dalla Figueredo, che ha dato un grande contributo dal punto di vista storico. Il suo libro che io menziono, uscito basato sulla sua tesi, è il Cuba e la guerra civile spagnola, Mitos y realidades de la derecha hispano-cubana, 1936-1942, pubblicato nel 2014 dall'Università della Habana. Stato anche avuto una certa circolazione, perché oltre ad essere stato pubblicato in 2000 copie di tiratura, che per un libro di taglio accademico di quasi 500 pagine con dovizia di documenti e foto è una tiratura di tutto rispetto, specialmente considerando le dimensioni dell'isola, che ha circa 12 milioni di abitanti, ed è stato premiato anche a livello accademico, a livello, insomma, ha avuto un certo impatto comunque nella storiografia cubana. E questo libro naturalmente si concentra più sulla parte sul rapporto particolare della colonia spagnola con il nazionalismo spagnolo, quindi la raccolta anche di fondi e la propaganda, anche il lobbismo per la causa nazionalista nella guerra di Spagna. Però appunto questo è un fenomeno, a Cuba c'era anche una piccola sezione della falange spagnola, ma è un fenomeno per lo più eterodiretto, nel senso proveniente comunque da un elemento etnico tendenzialmente ospite della realtà cubana, quello spagnolo, però si asteneva alla politica interna per occuparsi invece della questione spagnola, così come esisteva un piccolo fascio a La Habana, ma qui importanza è stata tendenzialmente rilevante, anche come curiosità storica. Viceversa, i movimenti che erano stati cubani, autenticamente cubani, accusati effettivamente di fascismo, in particolare penso alla Bessé, che aveva molte caratteristiche, attivo negli anni 30, la caduta del governo di Machado, o anche lo stesso caso di Batista, per esempio. Qui apro una piccola parentesi, una docente con cui ho interagito, e qui citeremo un libro più avanti, davanti alla mia, io l'avevo spiegato, guarda, io mi sto occupando del fascismo a Cuba, e aveva detto che in realtà gli unici esempi di fascismo si trattava di Batista e di Fidel Castro. Affermazione che io affronto, discuto nella mia tesi, ma sostanzialmente ritengo infondata per determinati motivi. Ora, nel caso di Batista, effettivamente negli anni 30 aveva mostrato forti simpatie per un modello corporativista, lo stesso vale per la Bessé, ma in ogni caso tutte queste realtà erano caratterizzate dal fatto che, a differenza del fascismo europeo, fascismo vero e proprio,
non rompevano davvero con una prospettiva liberale e democratica. Si formavano, c'erano diversi spunti, per esempio abbiamo parlato del corporativismo, per esempio anche l'ispirazione, anche nel, ho trovato io personalmente la prova di un contatto, ad esempio, tra Batista e Salazar, così come la Bessé si ispirava al quadragesimo anno, l'enciclica papale del 31. Però in entrambi i casi non, l'idea di un autentica del fascismo, quindi una rottura netta con una prospettiva democratica e liberale, non c'era. In generale, l'unico formazione cubana autoctona autenticamente fascista, a mio parere, si ha in un piccolo gruppetto nato da simpatizzanti cubani della Falange, la Legione Nazionale Rivoluzionaria Sindacalista, attivo tra il 38 e il 41, quando fu messa fuori legge con un processo, che però contava in realtà 500 persone in tutta l'isola, stando al quello che è l'indagine della polizia. Che... Ora, questo mostra che, a mio parere, questa scarsa preminenza del fenomeno fascista in un periodo in cui nel resto dell'America Latina, se pensiamo al Brasile, con la presenza, per esempio, del movimento integralista, che aveva ricevuto apprezzamenti anche da parte italiana, cosa di cui tendenzialmente il partito fascista italiano era abbastanza restio a concedere patenti di fascismo a questi movimenti di altri paesi, essendo loro stessi consapevoli in prima persona di una certa differenza tra un semplice nazionalismo, un semplice autoritarismo, e invece una realtà complessa e legata alla prospettiva italiana come era il fascismo. A Cuba ovviamente tutto questo non rimane assolutamente minoritario, a mio parere, per due aspetti fondamentali, che poi vedremo avranno un ruolo nel lo spiegare perché, a differenza di quanto afferma Gregor, il castrismo rimane distinto dalla categoria di fascismo. In primo luogo abbiamo il fatto che c'è una forte presenza, una forte vicinanza statunitense, per cui chiaramente anche la politica cubana risente dell'influenza geopolitica degli Stati Uniti. Batista, non a caso, è un socialdemocratico, tra virgolette, degli anni 30, nel momento in cui c'è Roosevelt, quindi tende a allinearsi a quella che è la prospettiva statunitense dell'epoca. Nel 38 legalizza il Partito Comunista. Il Partito Comunista lo appoggia alle elezioni presidenziali del 40. Batista, ricordiamoci che non è un Pinochet. Batista non è l'espressione di una casta militare ben integrata, forte, con dei propri interessi da difendere. Batista, anzi, va al potere nel 33 con il colpo di mano dei sergenti, i quali massacrano, tra l'altro, gli altri ufficiali dell'esercito che si erano asserragliati in Hotel Nazionale, inizio ottobre del 33, quindi... E in un contesto a Cuba, che cosa che sarà poi essenziale per la riuscita della rivoluzione, in cui non c'è una forte tradizione militare. Questo ci porta all'altro aspetto della storia cubana: Cuba ottiene l'indipendenza da Spagna nel 1898. Cosa quindi vuol dire che innanzitutto non c'è stato il tempo per che si formasse una vera e propria tradizione militare, perché poi subito dopo l'indipendenza c'era stato un periodo di transizione sotto occupazione militare statunitense. L'esercito cubano, formato in ampia parte da volontari, da ex veterani e volontari della guerra di indipendenza, rimane una realtà relativamente minore a livello, non ha l'importanza che avrà in altri paesi latinoamericani. In secondo luogo, il nazionalismo cubano si sviluppa abbastanza tardi. A Cuba il nazionalismo si sviluppa dopo che sono successe diverse, cioè Martí, per esempio, che è la figura di spicco a livello teorico del nazionalismo cubano, vive dopo il 48, nasce dopo le grandi rivoluzioni democratiche del 1848, a differenza di un Bolívar. Scrive contemporaneo, vede, assiste alla Comune di Parigi, per esempio. Quindi, a differenza di altri paesi latinoamericani, dove prima era venuta l'indipendenza e poi si era sviluppato un pensiero, anche una tradizione politica democratica, anche liberale, progressista, a Cuba prima si sviluppa una corrente, una tradizione politica liberal-democratica e anche progressista, nel caso di Martí, che ha molte cose in comune, tra l'altro, con il nostro Mazzini, ma diciamo possiamo collocarlo, sempre rimanendo senza, purtroppo non possiamo scendere troppo in profondità, dati i tempi limitati,
Martì appunto appartiene a questa tradizione politica nazional-democratica, già molto progressista, che fa sì che appunto a Cuba ci sarà sempre una forte ostilità verso politiche di tipo apertamente di destra, percepite come apertamente di destra, apertamente reazionarie, e questa è la percezione che il fascismo italiano ha a Cuba. Ovviamente noi sappiamo che il fascismo italiano è una questione un po' più complessa, la percezione diffusa a Cuba e del fascismo e del nazionalsocialismo italiano e come fenomeni essenzialmente di destra, tant'è che vengono apprezzati, esaltati da destra, dalla destra in particolare quella dall'aristocrazia, dalla buona borghesia di origine spagnola, che quindi danno del fascismo e dei fascismi europei una visione nettamente di destra, quindi parziale, sia nel bene che nel male. Cuba, per esempio, ci fu una reazione molto forte a livello popolare durante la guerra d'Etiopia, addirittura con un'aggressione, un'irruzione armata a una radio italiana, proprio come protesta per questo evento che veniva visto come un attacco anche alla popolazione afro-cubana, non solo all'Etiopia. Ora, fatta questa premessa, e abbiamo ancora, mi sembra, una decina di minuti per arrivare al punto, e Gregor, ecco, io ho l'impressione, dicevo, che non sono un conoscitore puntuale di tutta l'opera, ma mi pare che lui abbia dedicato a Cuba uno spazio molto importante nella sua opera del 74, in cui appunto Cuba, tra l'altro, era un fenomeno, era abbastanza, Cuba ebbe, sviluppò subito una popolarità e un interesse impressionante, importante. Diciamo, l'aspetto del soft power è forse una delle maggiori realizzazioni del regime castrista, a mio opinione. Cioè la capacità che ha avuto, oltre di godere anche di buona stampa in molti paesi, ma anche di giocare un ruolo poi geopolitico nettamente superiore rispetto a quello che avrebbe consentito il suo hard power in sé, che è comunque limitato dalla mancanza di risorse, vuoi per motivi endogeni che esogeni. E appunto lui però dopo successivamente se ne occupa relativamente poco. Io ho l'impressione che abbia trovato meno interessante, quindi c'è una citazione in particolare del 2012, a pagina 274 di Totalitarianism and Political Religion, in cui gli dice Castro's Cuba, allora la Cuba di Castro rimane mal definita per molti, forse più inefficace che totalitaria, i suoi obiettivi sono scuri, il suo etnicismo assente, il suo nazionalismo reattivo e determinato, il suo sviluppo abortivo. Quindi lo vede in realtà come, mi sembra, l'impressione è che abbia legittimamente perso interesse e abbia approfondito poco gli sviluppi successivi. Noi sappiamo che Cuba nel 74 si stava consolidando appena il regime rivoluzionario, nel momento che la prima costituzione rivoluzionaria è del 76, viene pubblicata all'inizio del 76, e inoltre l'ingresso nel Comecon, quindi la piena integrazione nella sfera economica sovietica del 72. Per tutti gli anni 60 Cuba è rimasta una fase tendenzialmente di rivoluzione permanente per molti versi, con una progressiva radicalizzazione, con il tentativo di agire anche sulla base di suggestioni guevariste e maoiste, di agire in senso autonomo rispetto all'Unione Sovietica. Solo dal 68 in poi ci sarà effettivamente una piena adesione al modello sovietico. Per esempio penso con la decisione, l'appoggio all'invasione della Cecoslovacchia, a differenza invece della Romania o della Cina naturalmente. Quindi e poi naturalmente va tenuto conto che dopo gli anni 70, poi Cuba ha avuto una sua fase già di stagnazione negli anni 80, primi tentativi di riforma, il crollo, cioè la grande catastrofe economica ma soprattutto morale degli anni 90, con il periodo speciale, il cambio a costruzione, l'inizio delle aperture, tutta una serie di rapporto con il Venezuela e con i populismi latinoamericani del XXI secolo, attualmente, fino ad arrivare attualmente al prime segni di disgelo sotto Obama, è plausibile che vengano proseguiti da Biden, e poi inoltre il rapporto anche qua complesso con la Cina, e la potenza anche qui guidata da un partito comunista emergente. Ora, quindi, Gregor di fatto si concentra sulla prima parte, sui primi 10-15 anni della rivoluzione. Quindi, ovviamente, è una visione limitata da questo. Ora, naturalmente, noi andiamo a toccare quello che sono
ovviamente qui sarà un po' complicato, però noi sintetizzeremo queste 60 pagine in poco tempo, purtroppo, perché poi spero ci sia occasione di discutere o di approfondire più avanti. Il punto è che Gregor, che non è l'unico appunto a parlare di fascismo per quanto riguarda il castrismo, anzi, citando un'altra figura importante, potrei citare, per esempio, c'è un opuscolo di Hugh Thomas, storico di Cuba, il quale però questo Revolution of Balance è chiaramente un pamphlet, per cui diciamo alcuni degli argomenti sono simili a quelli di Gregor, ma molto più rudimentali comunque, mancano di un approfondimento che viene dato, per cui tendenzialmente poi è anche, diciamo che l'etichettatura di Cuba come fascista anziché comunista ha anche uno scopo politico abbastanza chiaro. Serve nel dibattito politico statunitense a squalificare, a indebolire le simpatie che una parte importante comunque del partito della sinistra statunitense, anche all'interno del Partito Democratico, nutre nei confronti di Cuba. E comunque c'è una certa, sempre c'è stato un filone di simpatie abbastanza non irrilevante negli Stati Uniti. Chiaramente il fatto di dimostrare che Cuba in realtà sarebbe fascista e non veramente comunista ha lo scopo di andare a intaccare questo tipo di sostegno. Se scendiamo a livello politico, Gregor invece approfondisce e sviluppa la cosa in maniera seria e in maniera molto interessante, quindi anche trovato degno anche di risposta, anche di confrontare, vedere nell'esattezza. Detto sostanzialmente, il testo si divide in esamina vari aspetti. Innanzitutto esamina quella che è il quali sono le caratteristiche della rivoluzione cubana. Lui fa notare che di fatto prima del 61 non c'è una dichiarazione di socialismo, di comunismo da parte di Fidel Castro, ma tutto il periodo della rivoluzione prima della conquista del potere, poi nei primissimi anni di conquista del potere, anzi ci sono in varie occasioni, viene rifiutata la prospettiva di tipo socialista comunista, viene addirittura anche ci sono varie interviste in cui Fidel smentisce anche l'ipotesi di nazionalizzazioni, rimane molto prudente. Infatti addirittura ancora nel 59 c'è un momento in cui Fidel attacca il partito i comunisti cubani, e infatti questo tra l'altro è anche tutto quello che dice, secondo me è buona parte, anzi diciamo un buon 90% di quello che è scritto è tutto, è più che valido. Ci sono dei punti su cui non concordo molto. L'altro aspetto, ovviamente, lui presenta invece tutti i caratteri che sono in comune tra il fascismo, molti aspetti, per esempio la mobilitazione delle masse, il fatto che la rivoluzione sia stata condotta non in maniera leninista, ma in maniera blanchista, quindi con dei putsch. Infatti i comunisti cubani definirono putsch all'epoca il tentativo del Moncada nell'assalto alla caserma da parte di Fidel Castro, prendendo le distanze proprio per motivi tattici prima ancora che non ideologici. E così come appunto sottolineare come tutta l'ideologia quindi è innanzitutto martiana, cioè legata a José Martí e non a Marx o a Lenin. E successivamente affronta, ovviamente, dice sì, c'è stata una transizione al marxismo-leninismo a partire dal 61, indubbiamente, ma è stata dovuta soprattutto a Fidel per motivi contingenti legati appunto alla necessità, per esempio, di espandere la propria base politica, perché si è reso conto che per realizzare quello dei suoi intenti aveva bisogno di un potere molto più accentrato, molto più forte. C'era bisogno di allargare la base politica del sostegno e quindi anche a danno della borghesia che aveva sostenuto fino ad allora. Altri osservatori sostengono, per esempio, che un fattore fondamentale sarebbe stato anche l'alleanza Unione Sovietica. A mio parere anche questo è tutto abbastanza vero, nel senso che indubbiamente Fidel si trovava nella condizione di dover innanzitutto poter contare con l'appoggio sovietico. Questo richiedeva naturalmente il fatto che e trovasse un accordo con i comunisti cubani, con il Partito Socialista Popolare, i quali avevano l'appoggio dei sindacati e l'appoggio e i contatti con Mosca. Viceversa, la parte nazionaldemocratica, la parte borghese, quella più propriamente castrista, il Movimento 26 di luglio e il Direttorio Rivoluzionario 13 di marzo, avevano invece soprattutto il potere militare, oltre all'appoggio della... Tra l'altro, anche qua va detto, questo
io nel libro di Lilian Guerra, docente che dicevo sulla questione su chi fossero i fascisti a Cuba, ha scritto un bel libro, uscito per l'University of North Carolina Press nel 2012, Visions of Power in Cuba, Revolution, Redemption and Resistance, 1959-1971, che copre, che secondo me espande tantissimo, spiega o arricchisce di molto il discorso che fa Grego, perché mostra tutta una serie anche di aspetti, il fatto per esempio che la borghesia cubana abbia partecipato in prima persona anche direttamente a un processo di progressiva radicalizzazione della rivoluzione, a costo di esserne poi, risultarne poi, molti di loro risultarne poi vittime, quindi questo è un aspetto importante. L'altra questione è la necessità appunto per Fidel Castro di accentrare il proprio potere, acquisire quindi una forma politica leninista, poi Cuba è stato uno stato marxista-leninista, al di là del fatto che Gregor fa giustamente notare che i contenuti sono stati piuttosto labili, effettivamente ancora oggi, adesso arrivo al punto, è secondo me vengono trascurate tre aspetti fondamentali che allontanano Cuba dal modello fascista. Il primo è il rapporto con la proprietà e con la lotta di classe, nel senso il fascismo è un movimento sostanzialmente interclassista, mentre Cuba adotta già dal 61 una prospettiva invece inizialmente classista, cioè con il Partito Comunista Cubano considerato avanguardia della classe obrera. Solo nel 92 diventerà avanguardia della nazione cubana, però rimane il fatto che addirittura nel 68 erano stati espropriati anche i piccoli proprietari, quindi c'è stata una visione completamente opposta a quella fascista su questo punto, e in linea con quella del leninismo e dei regimi comunisti in generale. Secondo punto, l'internazionalismo in politica estera, che si contrappone a una visione principalmente irredentista o imperialista del fascismo, mentre la politica estera cubana ha teso, è sempre stata più ideologica che legata a una politica di potenza effettiva. Pensiamo al caso dell'Angola, a partecipazioni e missioni che hanno danneggiato di fatto Cuba dal punto di vista materiale. E infine l'aspetto del pensiero di José Martí, che a mio parere rimane nazionalista, democratico, ma sempre all'interno di coordinate ottocentesche, liberal progressiste, quindi legate all'emancipazione dei valori basati sulle valori della rivoluzione francese, quindi di quella tutta quella parte che il fascismo ripudiava dal punto di vista teorico. Va bene, io adesso siamo tenuti giusti, credo, e siamo a posto. Va bene. Grazie, scusate lo sforamento di tempo. Grazie a professor Virga, grazie Andrea. La sua relazione ha messo ulteriormente, nuovamente in luce quanto i fenomeni sociopolitici dell'America Latina abbiano una peculiarità e una originalità rispetto al contesto europeo occidentale, e come semmai del contesto europeo occidentale mescolino in modo assolutamente creativo elementi soprattutto nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. In questo senso, per chi ancora non conoscesse la produzione storiografica, sociologica di Anthony James Gregor, ecco, è un buon viatico per avere almeno la sensibilità nel cogliere le differenze e quindi fare una buona comparazione, come adesso abbiamo testé ascoltato, e ringraziamo ancora il professor Virga. Passiamo al professor Tedesco, Luca Tedesco, che è professore associato di storia contemporanea presso l'Università l'Università degli Studi Roma 3, collabora alla Fondazione Luigi Einaudi di Roma, all'Istituto Luigi Sturzo, all'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, a molte altre associazioni. Scrive su numerose riviste scientifiche italiane, inglesi e spagnole, fa parte anche, ne siamo lieti, del Comitato Scientifico del Pensiero Storico. È autore, tra gli altri, parlo delle pubblicazioni più recenti, di un manuale di didattica della storia, interessante, un manuale per la scuola primaria e dell'infanzia per promuovere la storia, cosa oltremodo meritoria, parte del professor Tedesco, per la Lemonnier è uscito l'anno scorso, e sempre per medesimo editore, nobile, illustre editore fiorentino, Lemonnier, che ora credo sia nel novero Mondadori,
ha pubblicato una monografia intitolata La crisi fin del secolo, i liberisti italiani e il modello britannico. Mentre questo pomeriggio il titolo della sua relazione è Il Mussolini, tra virgolette, manchesteriano, di Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto, immagino letti alla luce del contributo anche appunto che Gregor ha dato, come ho fatto vedere anche il precedente volume, nello studio in particolare anche di sociologia degli intellettuali, no? Della cultura, di vedere chi effettivamente ha dato un contributo a questa composita non sempre decifrabile già fascista. A lei, professore, grazie per aver partecipato. Grazie a voi dell'invito e ovviamente ringrazio la Fondazione, Ugo Spirito, Renzo De Felice e tutti coloro che hanno cooperato a la realizzazione di questo convegno. Bene, entro subito in medias res per non rubare tempo ai colleghi e alla discussione comune. Bene, un'acquisizione storiografica consolidata vuole che i maggiori economisti italiani vissuti a cavallo tra l'Otto e il Novecento, economisti accomunati sul terreno della politica economica dall'indirizzo liberista, abbiano espresso sul fascismo movimento e sul ministero Mussolini De Stefani un giudizio sostanzialmente univoco, che era poi quello sostanzialmente fatto proprio da gran parte della classe dirigente liberale, Giolitti in testa, che interpretava il fenomeno fascista nella crisi dello Stato liberale utile per la funzione antisocialista svolta alla ricomposizione, alla ricostituzione di questo Stato liberale, ricostituzione che avrebbe quindi anche decretato l'esaurimento della funzione storica, della ragione storica del fascismo stesso. Questa posizione è stata accolta anche da Gregor, che di fatti nei suoi intellettuali di Mussolini scrive, cito Gregor, come sia Vilfredo Pareto che Maffeo Pantaleoni gravitassero nell'orbita del fascismo, poiché entrambi, in quanto economisti del libero mercato, vedevano il merito nell'opposizione fascista al socialismo e alle economie marxiste. Il rapporto dei due economisti, scrive Gregor, con il fascismo quindi è stato molto simile. Ora, questo giudizio sulla identità complessiva, sull'identità della posizione degli economisti liberisti di fronte al fascismo, se non può non essere ribadita nelle sue linee complessive, non deve però, a mio avviso, celare specificità, sfumature, distinguo, che pure esistettero all'interno di quel milieu culturale, del milieu culturale liberista. Specificità, sfumature, distinguo che a nostro avviso emergono dal confronto tra gli scritti in materia proprio di Pantaleoni e di Pareto. Storicamente, la massima realizzazione in Italia della società competitiva, vale a dire quella società dove i rapporti affettivi, politici e quindi coattivi e contrattualistico-mercantili si sviluppano autonomamente, senza sconfinamenti e sopraffazioni reciproche, viene rinvenuta da Pantaleone nel primo ventennio dello Stato unitario, quando le funzioni coercitive dei poteri pubblici erano limitate sostanzialmente a far rispettare norme di comportamento indirizzate a tutti i consociati e permettevano quindi il pieno dispiegamento della concorrenza mercantile, nonché l'intangibilità della sfera privata individuale. Tale impianto istituzionale, per Pantaleoni, impedendo che la sfera concorrenziale fosse vanificata da indebite intromissioni del potere politico, aveva assicurato la vitalità civile dell'Italia post-unitaria. Alla luce di questa filosofia sociale è plausibile sostenere un notevole grado di coerenza nell'evoluzione degli atteggiamenti politici di Pantaleoni, da quelli filosocialisti a cavallo tra 8 e 900 a quelli filonazionalisti di convinta adesione al fascismo degli anni seguenti. Se difatti la ragione che portava Pantaleoni a schierarsi alla fine dell'Ottocento a fianco dei socialisti nella denuncia della violazione delle libertà politiche sancite dallo Statuto e della politica protezionista risiedeva nella circostanza che tali pratiche minavano le fondamenta su cui avrebbero dovuto essere retti la società competitiva e un governo della cosa pubblica liberale, vale a dire l'adozione di norme generali e universali e il rifiuto di converso di quelle particolaristiche, sempre per la medesima ragione, nei primi anni del Novecento e con sempre maggiore insistenza durante il primo conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra, gli strali di Pantaleoni sarebbero stati indirizzati all'universo socialista. Perché? Perché il socialismo, imponendo prezzi politici,
vale a dire prezzi determinati tramite una procedura soggettivamente discriminante al posto dei prezzi economici, negava l'autonomia della sfera economico-concorrenziale da quella politica e distruggeva così le basi della società competitiva, per cui per Pantaleoni socialismo era l'imposizione di prezzi politici, per cui anche Nitti, anche il governo Nitti poteva essere definito, e Pantaleoni lo definiva, un governo socialista, un governo bolscevico, perché imponeva prezzi politici. Dalla progressiva generalizzazione dei prezzi politici, che mutava continuamente i prezzi dei fattori di produzione, discendeva inevitabilmente l'erosione della divisione internazionale del lavoro, che prendeva le forme della produzione per l'autoconsumo e quindi provocava la soppressione del commercio estero. Solo tenendo a mente la convinzione pantaleoniana che il socialismo rappresentasse quindi il maggior pericolo per la civiltà liberale, è possibile comprendere allora la posizione dell'economista di fronte al fascismo. Il socialismo, e appunto vediamo insomma in tutti gli articoli di Pantaleoni fin dall'immediato primo dopoguerra, il socialismo comportava sostituzione dell'attività statale all'attività individuale nel commercio domestico, esacerbamento del vincolismo economico nell'attività agricola, industriale e commerciale domestica, una riduzione della popolazione in paesi densamente popolati per immiserimento, per immigrazione su scala terrificante. Di fronte a questo scenario apocalittico, è comprensibile il consenso di Pantaleoni a ogni aspetto, a ogni soggetto e ogni misura volte a scongiurarlo, non escluso il ricorso ad alcun mezzo che domi il movimento socialista, anche se questo mezzo venisse dai socialisti battezzato del nome di guerra civile e di dittatura militare o di reazione borghese. Impero che a me i nomi delle cose e degli atti non fanno né freddo né caldo, vado al fine, vado allo scopo e scelgo i mezzi adeguati e sufficienti. Già durante la guerra di Libia, Pantaleoni, come hanno lumeggiato bene gli studiosi anche di dottrine economiche, del pensiero economico, basti pensare ai colleghi Augello e Michelini, già durante la guerra di Libia Pantaleone aveva iniziato a guardare con favore al movimento nazionalista in funzione antisocialista. Tale avvicinamento sarebbe proseguito negli anni successivi. Il nazionalismo infatti era l'unico soggetto politico che, dotato di una forza e di una presa ideologica non minore di quello socialista, poteva essere utilizzato proficuamente per difendere quella società liberale e competitiva che il socialismo intendeva distruggere. L'adesione di Pantaleone al nazionalismo era quindi strumentale, in quanto esso, mito e creazione mentale formidabile, era il solo a potersi opporre con efficacia all'altro grande mito del momento, quello socialista. Il primo non era necessariamente anticoncorrenziale, il mito nazionalista, il secondo, il mito socialista, invece sì. Sempre per la sua oggettiva funzione di difesa della società competitiva, Pantaleoni avrebbe allora sostenuto con forza il fascismo fino alla fine dei suoi giorni. Pantaleoni che appunto sarebbe morto nell'ottobre del 1924. Non ricorda la Camera italiana, scrive Pantaleoni, in Plutocrazia e bolscevismo giudaico sgretolano il fascismo nel giugno del 1921, non ricorda la Camera italiana, da 20 anni a questa parte, discorso più radicalmente antisocialista e antidemagogico, più manchesteriano, vale a dire più liberista, di quello che Mussolini tenne il 21 giugno, perché nel suo discorso alla Camera, il 21 giugno del 1921, Mussolini, il futuro presidente del Consiglio, era giunto a teorizzare quello che con termini anche moderni potremmo definire lo stato minimo. Diceva Mussolini alla Camera nel giugno del 1921: bisogna ridurre lo Stato alla sua espressione puramente giuridica e politica. Lo Stato ci dia una polizia che salvi i galantuomini dai furfanti, una giustizia ben organizzata, un esercito pronto per tutte le eventualità, una politica estera intonata alle necessità nazionali. Tutto il resto, e non escludo almeno la scuola secondaria, deve entrare nell'attività privata dell'individuo. Quindi uno Stato quasi guardiano notturno, poco più, che deve assicurare i cittadini
dalle aggressioni interne, dalle aggressioni esterne, deve garantire una giustizia e sembra di capire soltanto, diciamo, la scuola elementare. Mm? Queste posizioni Mussolini le aveva già esposte qualche mese prima sulle colonne del Popolo d'Italia, nel gennaio del 1921. Lo Stato è oggi ipertrofico, elefantiaco, enorme e vulnerabilissimo, perché ha assunto una quantità di funzioni di indole economica che dovevano essere lasciate al libero gioco dell'economia privata. Lo Stato oggi fa il tabacchino, il postino, il ferroviere, il panettiere, l'assicuratore, il navigatore, il caffettiere, il biscottiere, il bagnino, eccetera, eccetera. Ma l'esperienza è irrimediabilmente conclusiva in materia. Chi dice Stato economico e monopolistico dice fallimento e rovina. Lo Stato deve esercitare tutti i controlli possibili e immaginabili, ma deve rinunciare ad ogni forma di gestione economica. Non è affar suo. Anche i servizi cosiddetti pubblici devono essere sottratti al monopolio statale. Riassumendo, la posizione del fascismo di fronte allo Stato è questa: lotta contro lo Stato economico monopolistico, essenziale allo sviluppo delle forze della nazione, ritorno dello Stato alle funzioni d'ordine politico-giuridico che sono le essenziali. In altri termini, rafforzamento dello Stato politico, graduale smobilitazione dello Stato economico. E nel novembre del 1921, al Teatro Augusteo di Roma, in occasione del terzo congresso nazionale dei fasci di combattimento, Mussolini avrebbe ribadito che siamo liberali nel senso più classico della parola. Non si può pretendere, non si può credere che il capitalismo come sistema individuale di produzione si avvicini al tramonto. La realtà economica, essendo una creazione secolare, non può spezzarsi d'un colpo, ma solo può trasformarsi attraverso un'elaborazione egualmente secolare. Nel dicembre successivo, quindi dicembre 1921, i programmi di statuti del Partito Nazionale Fascista si prefiggevano: il risanamento dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici locali, la soppressione della politica dei sussidi, l'opposizione alla demagogia finanziaria e tributaria, la cessazione della politica dei lavori pubblici abborracciati e la restituzione all'industria privata dell'azienda industriale alla cui gestione lo Stato si è dimostrato inadatto. Nel giugno del 1922, Mussolini avrebbe poi affermato che l'assegnazione allo Stato di nuove attribuzioni d'ordine economico avrebbe portato alla certa catastrofe dell'economia nazionale. Nel settembre seguente, in occasione del convegno dei fasci friulani di combattimento, affermò che occorresse spogliare lo Stato da tutti i suoi attributi economici. Ed infine, nel marzo del 1923, in occasione di un congresso internazionale delle Camere di Commercio a Roma, marzo 1923, Mussolini disse che il governo avrebbe dovuto rinunziare a ogni legislazione interventistica o vincolistica. Come sappiamo, come è noto, insomma, l'azione del governo Mussolini De Stefani si inseriva in un ciclo economico espansivo che permise al prodotto interno lordo di crescere tra il 21 e il 25 a un tasso medio annuo di poco inferiore al 4%, e la politica economica finanziaria del ministro delle finanze, come acclarato da Fausto, da Marco Aldi, per citare soltanto alcuni autori, insomma, che più hanno studiato la politica economica del, appunto, governo Mussolini De Stefani, la politica economica finanziaria del ministro delle finanze fu rivolta, tra gli altri obiettivi, al conseguimento dell'equilibrio del bilancio dello Stato, che poté giovarsi anche della fine delle spese di guerra, nonché della linea di politica finanziaria dei governi precedenti, perché in verità al netto delle spese straordinarie di bilancio era infatti in pareggio già il pareggio era già stato conseguito prima del governo Mussolini. Ora, su questo programma del neo ministro, diminuzione delle spese e pareggio di bilancio, avrebbe concordato un amplissimo arco di forze, da Giolitti ad Albertini, da Nitti a Luzzatti, e la simpatia e il debito intellettuale nei confronti delle maggiori personalità liberiste dell'epoca erano già stati manifestati pubblicamente da De Stefani, che era stato un allievo appunto di Pantaleoni, e già nel settembre del 1921 De Stefani, in un'intervista al Popolo, aveva dichiarato: io darei per esempio la tessera dei fasci a Vilfredo Pareto, a Maffeo Pantaleoni, a Umberto Ricci e a Giulio Einaudi. Il vademecum del fascista è proprio nell'opera di questi uomini.
Ora, anche, diciamo, Pantaleoni avrebbe affermato, insomma, posizioni simili, diciamo, a quelle di Pantaleoni sul terreno della politica economica e sul terreno anche della concezione generale dello Stato. Pareto, nei suoi interventi del 1923, nel gennaio del 1923, sul il giornale economico e poi in vari interventi sulla gerarchia, nell'aprile del 1923, Pareto avrebbe affermato la preferenza per un ordinamento caratterizzato per l'appunto dalla generalità e dall'universalità e dall'astrattezza della norma, la convinzione dell'incompatibilità del socialismo con tale ordinamento e la necessità dell'adozione di riforme costituzionali per addivenire a tale ordinamento. Ecco, e sulla però le riforme costituzionali per addivenire a tale ordinamento possiamo vedere invece delle differenze tra la proposta politica di Pantaleoni e la proposta politica di Pareto. Quindi se sul terreno economico c'è una quasi pressoché insomma un'identità di vedute, sul terreno dell'ordinamento costituzionale che il fascismo avrebbe dovuto costruire per ritornare ad un ordinamento liberale, beh, non c'è una perfetta sovrapponibilità delle posizioni di Pareto e di Pantaleoni. Voglio dire, la riflessione sulle libertà politiche, sulle libertà civili e la riflessione sull'ordinamento costituzionale da dare allo Stato non sono secondarie nella riflessione degli economisti liberisti, perché già dalla fine dell'Ottocento, già dalla crisi di fine secolo, di fine Ottocento per l'appunto, da quello che insomma, parte della storiografia ha definito il tentato colpo di Stato, comunque dalle famose cannonate di Bava Beccaris, i liberisti radicali, Pantaleone e Pareto in primis, ma pensiamo anche a De Viti De Marco, insomma, e questi economisti liberisti danno vita anche ad una battaglia politica molto intensa dalle colonne del giornale degli economisti e non solo, no? Quindi ragionano, perlomeno fin dalla fine dell'Ottocento, sui rapporti tra potere legislativo e esecutivo e sulla sfera delle libertà politiche e civili da riconoscere. Ai cittadini. E su questo terreno, per l'appunto, non vi è una perfetta consonanza tra Pareto e Pantaleoni. Pareto settembre del 1923, quindi Pareto era già morto, nel settembre del 1923 sul giornale economico e poi sulla vita italiana nel settembre-ottobre del 1923 di Pareto appare uno scritto, sono poche cartelle, uno scritto intitolato Pochi punti di un futuro ordinamento costituzionale. E quali sono questi pochi punti di un futuro ordinamento costituzionale che Pareto affida per l'appunto al governo? Sostanzialmente un depotenziamento della Camera. Quindi Pareto afferma la necessità di depotenziare la Camera. Tramite che cosa? Pareto afferma la necessità che le leggi, di affidare la formulazione delle leggi a un Consiglio di Stato, Quindi, in modo in verità non proprio esplicito, sembra suggerire, forse di privare la Camera dell'iniziativa legislativa, si legge tra le righe, però non approfondisce questo tema. Poi afferma la necessità di proibizione delle interpellanze parlamentari. Ovviamente bisogna revocare il suffragio universale che ha diminuito drasticamente la qualità della rappresentanza parlamentare, però in questo, ed è molto importante, in questo documento afferma che è indispensabile un'ampia libertà di stampa. Quindi la libertà di stampa non va toccata. Bene, se noi leggiamo, ho bisogno di altri tre minuti, quindi forse sono nei tempi. Se noi leggiamo invece quanto propone Pantaleoni sulla vita italiana nell'aprile del 1924, vediamo per l'appunto come questi documenti non siano perfettamente sovrapponibili, perché Pantaleoni scrive: pongo l'esigenza di ricondurre il funzionamento della Camera all'esigenza di poter avere un governo stabile e capace di funzionare. Perciò, presentato che sia un programma di azione governativa, esaminato e discusso che sia minutamente, esaurientemente e approvato che sia, il governo deve restare
governo per l'intera sessione, né alcun voto della Camera successivo a quello primo ne può determinare la caduta. Quindi sembra qui, appunto, sembra in modo esplicito, laddove appunto Pareto era stato implicito, qui invece Pantaleoni in modo esplicito afferma la necessità in qualche modo di un ritorno allo statuto, alla lettera dello statuto, perché sembra appunto recidere la fiducia, il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo, quindi la monarchia costituzionale. Ecco. Non vi saranno più progetti di legge di iniziativa parlamentare, afferma esplicitamente Pareto. Bisogna revocare, abolire il suffragio universale egualitario, però poi afferma occorre una nuova legge che limiti la libertà di stampa sui quotidiani e sui settimanali e invece lascia assoluta libertà sulle riviste e sui libri. Quindi nell'aprile 1924 Pantaleoni arriva ad affermare che la libertà di stampa su quotidiani e su settimanali, quindi quella libertà anche garantita dallo statuto, dovesse essere limitata. E su questo punto quindi si vede una distanza che non può essere sottaciuta e che non è banale, perché attiene per l'appunto alle libertà di stampa, tra il disegno riformatore di Pareto e il disegno riformatore invece di Pantaleoni. Quindi se, per ritornare per l'appunto a gli intellettuali di Mussolini, poi Gregor nel volume cita 15-20 volte Pareto, invece le citazioni di Pantaleoni mi sembra siano 2-3, no? In qualche modo, forse paradossalmente, nel senso che poi dall'esame di questi degli scritti di Pantaleoni e di Pareto uno può arrivare ad affermare, diciamo, come Pantaleoni fosse più convintamente filofascista, nel senso che ovviamente Pareto non fa in tempo a vedere l'omicidio di Matteotti, Pantaleoni sì, e nonostante quell'omicidio non ritira il sostegno Pantaleoni a Mussolini. Poi ovviamente muore nell'ottobre del 1924 Pantaleoni, quindi poi non fa in tempo a vedere il disegno di legge, a vedere approvato quel disegno di legge del 1925 sull'attribuzione e sulle prerogative del capo del governo, disegno di legge che sostanzialmente toglieva la facoltà di iniziativa legislativa alle Camere, con la facoltà data al governo di modificare l'ordine del giorno delle Camere, e poi non fece ovviamente in tempo a vedere la legge del 1926, fortemente limitativa della stampa. Però dallo scritto dell'aprile del 1924 possiamo ipotizzare che Pantaleoni non avrebbe lesinato il suo apprezzamento nei confronti anche della legge sulla stampa del gennaio del 1926, stando invece ai suoi appunti sulla riforma dell'ordinamento costituzionale, probabilmente Pareto questa legge sulla stampa non l'avrebbe approvata. Però ci troviamo nel campo delle ipotesi. Però quello che voglio dire è che, appunto, se sul terreno della politica economica sicuramente la consonanza tra la posizione di Pareto e di Pantaleoni, per citare due dei maggiori economisti liberisti, la consonanza di vedute è chiara, una consonanza di vedute che ovviamente li portava a sostenere il regime fascista. Sul terreno invece dell'ordinamento, della revisione dell'ordinamento costituzionale, sul terreno delle libertà politiche civili da salvaguardare, questa consonanza di vedute invece non può essere affermata e invece occorre un maggior lavoro di scandaglio. Io qui ho preso in esame Pareto e Pantaleoni, ma questo maggior lavoro di scandaglio su l'ordinamento costituzionale italiano potrebbe riservare delle sorprese e potrebbe far emergere dissonanze, distinguo, sfumature tra, non so, la posizione per l'appunto di Einaudi e la posizione di questi due economisti che adesso ho diciamo tratteggiato. Io mi fermo qui e ringrazio ancora gli organizzatori del convegno. Grazie professor Tedesco, la sua relazione molto interessante, precisa, puntuale, ci suggerisce per l'ennesima volta l'importanza di Gregor in termini anche di
suggestione di pretesto in senso alto, in senso nobile, per tornare appunto a scandagliare nello specifico il panorama degli intellettuali a tutto tondo, economisti nello specifico, ma anche filosofi, letterati, che durante il ventennio e a ridosso di esso, prima del suo esordio, appunto hanno discusso, dibattuto, battagliato anche politicamente, e quindi probabilmente sarebbe opportuno, per anche rinnovare un po' la storiografia sul fascismo, in particolar modo sul rapporto tra intellettuali e fascismo, procedere alla traduzione di molti altri libri di Anthony James Gregor, oltre a quelli già circolanti, ma ormai in certi casi anche editorialmente datati. Quindi grazie davvero, professor Tedesco. Grazie a voi. Grazie professore. Do una comunicazione di servizio riguardante la piattaforma che abbiamo, ringrazio ancora professor Ungari che la dirige e la gestisce. StreamYard non consente un accesso interno a più di 10 persone, quindi opereremo così. Peraltro professor Sideri, per problemi sempre legati alla connessione, non può poi continuare a seguirci, lo salutiamo, porta i suoi saluti a tutti voi e ringrazia, quindi magari poi al termine dell'ultima relazione, magari o scrivendo sulla chat oppure anche scrivendo la mia email, se i relatori di stamattina volessero intervenire, chiedono un posto, si è liberato perché il professor Sideri appunto si scusa, non ha più la possibilità di restare connesso, però insomma non più di 10, magari qualcuno di voi ora che sta relazionando esce un attimo, poi rientra. D'altronde, insomma, stiamo facendo i salti mortali per ovviare alle difficoltà poste dalla pandemia. Ecco, vedete già inquadrato Francesco Carlesi. Francesco Carlesi, ve lo introduco come si deve, ho qui la mia bella scheda, è un dottore di ricerca in studi politici presso la Sapienza, Università di Roma. È presidente di un neonato, pressoché neonato, Istituto Stato e Partecipazione. Si è occupato di moltissimi temi, stamattina se ne parlavo al professor Battente, è un esperto di rapporti tra Italia fascista e Stati Uniti, rapporti che fino a poco tempo fa nella storiografia italiana sì, si sapevano, ma non così nel dettaglio come ha invece inteso fare Francesco Carlesi, che si è occupato appunto dei rapporti tra l'azione interventista e pianificatrice del regime fascista all'indomani della crisi del 29 e il più noto, più celebre New Deal. Ha pubblicato studi su critica fascista e il corporativismo, ma anche su Craxi, titolo è L'ultimo statista italiano, e più di recente La terza via italiana, storia di un modello sociale, ma costantemente, continuamente, insomma, pubblica e molto attiva, e appunto anche questo istituto di recentissimo CONI. Il dottor Francesco Carlesi tiene una relazione intitolata Il fascismo, un paradigma di insubordinazione fondante, tra virgolette, è una domanda. Il fascismo, un paradigma di insubordinazione fondante del Novecento? Chiedo anche a lui cortesemente di stare nei tempi e a lei la parola. Grazie. E grazie a tutti voi, ringrazio ovviamente Danilo Breschi, la Fondazione Ugo Spirito De Felice per questa opportunità e comincio subito anch'io ad andare al centro della mia relazione. Abbiamo detto insubordinazione fondante accostato alla parola fascismo. Innanzitutto, insubordinazione fondante cosa vuol dire? È una parola che è stata coniata dal teorico argentino Marcelo Gullo, il quale l'ha coniata di recente, ha avuto una discreta fortuna in America Latina. Marcelo Gullo è uno studioso di relazioni internazionali, ha anche un impegno politico nel suo curriculum di stampo peronista e questo ha influenzato sicuramente le sue teorie, perché per insubordinazione fondante Gullo intende un'insubordinazione, quindi una ribellione nei confronti delle potenze egemoni da parte di una nazione emergente, e una ribellione nei confronti del libero mercato, delle logiche del libero mercato. Per fare cosa? Per fondare una nazione emergente capace
di competere sul piano internazionale, ma competere come? Attraverso lo sviluppo e attraverso la protezione di un solido settore industriale. Tra l'altro, l'idea di accomunare questa teoria del professore argentino con l'esperienza del fascismo e di converso ovviamente con le teorie di Gregor, come sono state esposte brillantemente durante questa giornata, ha accomunato me, ma anche con Antonio Messina. Abbiamo scritto un volume da lui curato nel 2017 in cui abbiamo entrambi parlato della comunanza di temi tra le idee di insubordinazione fondante postulate da Gullo e diversi temi posti dal fascismo. Ma ovviamente la teoria di Gullo non nasce dal nulla, le radici sono tante, sono anche antiche se vogliamo. In primis mi viene in mente Ferrier, che era il teorico del blocco anti-inglese durante l'epoca bonapartista, scusate, e più di tutti il teorico sempre della prima metà dell'Ottocento, Liszt, teorico tedesco, fautore dell'unificazione tedesca, professore economista di idee inizialmente liberali, ma che successivamente muterà. Questo personaggio, per via del suo impegno politico, finirà in esilio negli Stati Uniti e lì avrà modo di studiare la situazione economica, la situazione direi anche geopolitica. Lui nota che per la potenza in ascesa americana, ripeto, siamo nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, per la potenza in ascesa americana il libero mercato sta giocando a sfavore, perché in quel caso l'Inghilterra lo sfrutta come arma per colpire le potenze concorrenti o più che altro per bloccare in qualche modo lo sviluppo e l'emergere di potenziali concorrenti come erano gli Stati Uniti in quei frangenti, e quindi comincia a postulare una serie di teorie, di studi che sfoceranno poi nel suo libro più famoso che ho qui, Il sistema nazionale dell'economia politica. Scusate che c'è un intervento di mio figlio. Vai Ricky. Va. Ora è il momento di... Aspetta un attimo. No, no. Carlo, Carlo. Devi prenderlo però. Ah, vabbè, non lo sapevo. Va. Va. Ti devo dire una cosa. Scusate, c'è stato un intervento di una potenza in ascesa che è mio figlio. Quindi dicevamo, Liszt, il teorico che nella prima metà dell'Ottocento postula il sistema nazionale dell'economia politica, e cioè una teoria che mette al centro l'idea del protezionismo. Cioè, secondo Liszt, le potenze in ascesa devono in qualche modo attuare un certo grado di interventismo pubblico per stimolare la loro industria, devono applicare anche un vero e proprio protezionismo. Quindi attraverso dei dazi, attraverso tutta una serie di misure, favorire lo sviluppo industriale e quindi far sì che si sviluppi un'industria capace di non dipendere totalmente dall'estero e dalle potenze egemoni. Ovviamente queste teorie di Liszt si pongono in diretto contrasto con quelle che erano le teorie imperanti in quell'epoca. Pensiamo in primis a Marx. Chiaramente per Marx qualsiasi intervento di tipo protezionista non farebbe altro che rallentare quello che era lo sviluppo capitalistico e quindi quella che era la dinamica che lui individuava verso una rivoluzione sociale. Ma ancor più Liszt viene considerato, ovviamente il suo pensiero è molto complesso, non può essere ridotto solamente al protezionismo, però ancor più lui era in evidente contrasto con le teorie di Adam Smith. E questo nome ci consente perfettamente di riallacciarci alla tematica del fascismo. Perché? Perché non deve stupire che Liszt verrà studiato dai fascisti. Ovviamente i fascisti consideravano se stessi e l'Italia come una potenza in ascesa. Volevano ristabilire il ruolo internazionale dell'Italia. Ricordiamo la Terza Roma, tutta una serie di espedienti e di parole d'ordine propagandistiche che avranno grande fortuna all'epoca. E nel 1936, prendiamo ad esempio un primo esempio, un'opera di Liszt viene tradotta proprio in Italia, non a caso in quei frangenti,
da Gino Luzzatto. Gino Luzzatto, un economista molto noto, anche se a dirla tutta si era posto spesso in contrasto con il fascismo, aveva firmato ad esempio il Manifesto degli Intellettuali Fascisti e 2 anni dopo sarà costretto ad andarsene dall'Italia per via delle leggi razziali. Ma comunque all'epoca era un economista molto noto e lui si fa carico della traduzione di un'opera di Liszt, perché all'epoca le idee di protezionismo e di sviluppo industriale si coniugavano bene con quelli che erano i postulati della terza via italiana che il fascismo stava propugnando e stava cercando di edificare. Questo volume vede la luce nella nuova collana degli economisti stranieri ed italiani, una collana promossa dall'economista Celestino Arena e da Giuseppe Bottai, uno dei massimi organizzatori della cultura dell'epoca. E conosce ampia diffusione anche perché di Liszt se n'era parlato molto prima. Ne avevano parlato ad esempio i nazionalisti. In primis ovviamente non possiamo non citare Alfredo Rocco. Rocco è stato citato molto spesso nelle relazioni precedenti perché è stato uno dei personaggi più studiati dal professor Gregor e inquadrati nella maniera migliore. Rocco è l'architetto, lo sappiamo bene, dello Stato autoritario fascista ed è una persona che porta avanti tutta una serie di tematiche che si legano bene con l'idea di insubordinazione fondante, quindi la potenza nazionale, ad esempio, anche idee per così dire organiciste, quindi idee di comunità, idee comunitarie, nel senso che il popolo deve essere unito, compatto, anche attraverso un processo autoritario, per far sì che si abbia uno sviluppo che raggiunga un livello tale da consentire alla nazione di competere con tutti quelli che sono gli altri rivali. Ovviamente all'epoca ci si riferiva in primis a Inghilterra e Francia, che erano le potenze democratiche, che però attraverso i loro imperi detenevano larga parte dei territori, delle materie prime e delle vie di comunicazione, e per questo erano visti anche come rivali. In campo nazionalista sono tantissimi i personaggi con cui trovare assonanze con quello che è il filo conduttore di questa relazione. Ovviamente c'è Corradini, il leader del nazionalismo. Corradini, tra le tante intuizioni interessanti, parla ad esempio di lotta di classe a livello internazionale e quindi sposta l'attenzione dalla classe alla nazione e dice che il vero conflitto non è quello che avviene all'interno delle nazioni, ma è quello che avviene a livello internazionale, quando le nazioni giovani devono sottostare a quelli che sono i diktat delle nazioni ricche. Sempre in ambito nazionalista c'è Filippo Carli, che è uno dei massimi fautori del protezionismo per l'Italia. Ed è un personaggio simbolico perché nel 1914 il mondo nazionalista è attraversato da una spaccatura. Si scontrano i protezionisti con i liberisti. E alla fine questi ultimi sono costretti ad andarsene, proprio per via di questa insanabile frattura. Filippo Carli porta avanti idee di potenza nazionale, di protezionismo appunto, come abbiamo detto, e coniugherà poi questo con idee di partecipazione. Lui ritiene che questa indipendenza nazionale debba avere anche un forte aspetto, un forte colore sociale, quindi si fa portatore di idee di socializzazione o comunque di partecipazione degli operai. Ci sono i nomi, sono anche tanti altri e si ritrovano tutti nei volumi di Gregor. C'è il sindacalismo rivoluzionario, in cui Pannunzio recita una parte importantissima e mette in rilievo come il sistema internazionale sia considerato ingiusto, come il sistema internazionale veda alcune nazioni in posizione secondaria. Ricordiamo che l'Italia veniva anche dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale, c'era la cosiddetta vittoria mutilata e quindi c'erano forti sentimenti di rivalsa in diversi ambienti italiani. Ho trovato ad esempio anche le teorie di economia corporativa di Serpieri, che è un altro teorico, ovviamente sappiamo che operò in campo agricolo, il quale sottolinea l'importanza dell'autonomia, del raggiungimento di un certo grado di autonomia economica per potersi ritagliare un ruolo a livello internazionale. E infine c'è Roberto Michels, uno dei più importanti elitisti e teorici dell'epoca, il quale ancora una volta è stato studiato a fondo da Gregor. In uno dei suoi ultimi volumi, Phoenix, un volume inglese non tradotto in Italia, dedica 2 capitoli a Michels, perché Michels porta avanti, forse potremmo dire alle estreme conseguenze, queste idee
di indipendenza nazionale. In Miguel è presente un forte afflato etico, ci sono richiami al socialismo nazionale di Pisacane, c'è ovviamente una forte carica antiparlamentare, c'è ancora una volta un richiamo a idee organiche, al popolo visto in maniera organica e soprattutto in maniera collaborativa. Che vuol dire questo? Vuol dire che per Miguels è molto importante che vi sia la famosa collaborazione di classe, che era una delle parole d'ordine del corporativismo, perché il popolo deve collaborare in nome della potenza nazionale. Che vuol dire questo? Che non si può parlare solo di distribuzione, ma bisogna parlare anche di produzione, e siamo nel cosiddetto produttivismo, che è un altro degli elementi fondamentali quando si affrontano questi temi, ed è uno, ovviamente, una delle parole che Gregor usa spesso per sottolineare questa idea di mobilitazione verso uno sviluppo industriale ed economico, che è poi la chiave per la modernizzazione, per la potenza del paese. Potenza è una parola che viene spesso usata durante il fascismo, ovviamente, ma che anche List usava, opponendosi proprio alle teorie marxiste per le quali la nazione era qualcosa che andava in secondo piano rispetto a una visione materialista, determinista dei rapporti sociali. Quindi abbiamo visto, citando più volte Gregor, tutta una serie di esperienze, una serie di volumi, i quali ci permettono di individuare quattro filoni dentro i quali poter individuare a grandi linee una certa idea paradigmatica di fascismo come insubordinazione fondante. Innanzitutto vi è la reazione a un'umiliazione nazionale, quindi per parlare di insubordinazione fondante idee di riscatto nazionali sono molto importanti, e nel fascismo, l'abbiamo già detto, questo è evidente, perché c'è la voglia di rivalsa e di ritagliarsi un ruolo internazionale dopo la prima guerra mondiale, in cui molti protagonisti ritengono che l'Italia non abbia avuto quanto le spettasse. Vi è poi l'idea, anche qui non dico nulla di nuovo, di dittatura di sviluppo, una dittatura che organizzando, centralizzando e richiamandosi allo Stato e alla nazione possa accompagnare questo sviluppo, e quindi tutto ciò lascia presupporre che vi siano alcune arretratezze a cui bisogna porre rimedio per poter essere sullo stesso piano o perlomeno competere con chi dirige la politica internazionale. Vi è l'idea di modernizzazione. Secondo Gregor, tutti questi processi implicano anche un certo grado di modernizzazione. Lui destò abbastanza scalpore con degli articoli che videro la luce in Italia negli anni 70 nella rivista Intervento, in cui parlava proprio del fattore di modernizzazione portato dal fascismo sul piano soprattutto industriale. E infine c'è l'idea di centralismo. Tutti questi elementi non possono vedere la luce senza strutture unitarie centralizzate, in primis ovviamente il partito unico, che è un elemento che tornerà spesso in esperienze sia tra le due guerre mondiali quanto successivamente. Anche qui diversi relatori hanno esplorato questi temi, noi cercheremo di farlo in maniera ancora più completa, più dettagliata, e vedere come questo modello abbia trovato alcune tracce anche in altre esperienze, in altre nazioni. Tra le due guerre, ovviamente, i primi epigoni furono del fascismo e del suo modello, furono alcuni regimi autoritari che attuarono una sorta di via nazionale alla terza via, e quindi mi viene in mente sicuramente l'esperienza del Portogallo e della Spagna, con tutte le dovute differenze. Antonio Messina questa mattina ha parlato dell'Unione Sovietica. Ci sono stati alcuni pensatori fascisti, soprattutto giovani, la cosiddetta sinistra fascista, rivoluzionari, sindacalisti, che individuarono addirittura nell'Unione Sovietica degli anni 20 e 30 un possibile, se non alleato, ma comunque compagno di strada nella lotta al liberismo. Fu un dibattito molto acceso, che si intensificò soprattutto dopo la crisi del 29, ed è esemplificato da quel libro citato ancora una volta da Antonio Messina, Il trionfo del fascismo in URSS, scritto nel 1934. E quando diciamo crisi del 29, anche qui Danilo Breschi ha anticipato qualcosa, non possiamo non dire New Deal.
Ovviamente è impensabile parlare di fascismo in America, però bisogna rilevare come in America si guardò con un estremo interesse ad alcune politiche proprie della terza via, alcune politiche di collaborazione di classe, di sviluppo e politiche che si contrapponevano in maniera evidente al liberismo economico. Le tracce non finiscono qui, ovviamente il fascismo, quando cade rovinosamente, lascia alcuni spunti che per Gregor sono molto evidenti, poi questo è ancora materia di discussione. In primis penso alla Costituzione italiana, dentro la quale sono presenti elementi di programmazione economica, di controllo pubblico del credito, e elementi economici che sono anche il lascito di un dibattito che caratterizzò il ventennio, in particolare l'idea corporativa, che era quella che si tentò di portare avanti in quei frangenti. E soprattutto nel dopoguerra, in maniera più evidente, perché ricordiamo che di fascismo è difficile parlare, questo Gregor lo sottolinea spesso, nonostante alcune tracce, alcune assonanze, non si può parlare di fascismo nelle democrazie, soprattutto quelle contemporanee, se ne può parlare, e il professore americano lo fa ampiamente, all'interno di esperienze come quelle dei paesi arabi e dei paesi africani. Quando parla di Africa, Gregor si riferisce in modo particolare agli anni 60, quando molti paesi escono dalla colonizzazione e quindi si affacciano, tra virgolette, al mondo e cercano di ritagliarsi un loro ruolo. Secondo Gregor lo fanno ripescando e ripercorrendo alcuni temi, alcuni elementi che già il fascismo aveva arato, per così dire. Secondo Gregor il fascismo, non dimentichiamolo, è il primo esempio di movimento rivoluzionario di massa, di dittatura di sviluppo. E quindi è possibile, secondo il professore, ritrovare proprio elementi di questo tipo nei paesi africani. A chi ci riferiamo? In particolare a Nkrumah in Ghana, Touré in Guinea e poi più di tutti Senghor. Quindi mi permetto di fare una breve citazione proprio presa da uno scritto di Gregor relativo al socialismo africano. Quindi un socialismo che secondo Gregor si discostava nei fatti dalle premesse marxiste-leniniste per appoggiare tutta una serie di temi parzialmente diversi, e quindi quelli della mobilitazione, dello Stato e dello sviluppo. Ed ecco che vado a citare il passaggio in cui Gregor dice: questo è il socialismo africano, è analogo all'elitismo che fu al centro del pensiero mussoliniano fin dalle sue prime formulazioni della teoria del socialismo rivoluzionario. Lenin sviluppò sostanzialmente la stessa concezione di rapporti tra masse e elite. Ma il richiamo di Senghor ai miti politici, alla volontà e alla fede danno un carattere più fascista che leninista alle sue concezioni. La nazione, ribadisce Senghor, deve infondere a tutti i suoi componenti, a tutti gli individui, la fede nella nazionalità. Per attuare il suo scopo, lo Stato plasma gli individui secondo il modello dell'archetipo, perché soltanto questa azione può fare delle nostre svariate popolazioni un popolo, vale a dire una comunità, in cui ciascun individuo si identificherà con l'intera collettività e viceversa. E quindi sembra quasi di essere più in un campo quasi gentiliano che in un campo marxista-leninista. E le medesime osservazioni vengono fatte, lo abbiamo detto, per alcuni paesi africani. In primis, Gregor sottolinea gli esempi di Nasser e Gheddafi, e anche qui vado a fare una breve citazione. Nasser e Gheddafi modellarono le caratteristiche politiche del proprio socialismo assumendo il ruolo di leader carismatici e furono considerati esempi di rilievo del socialismo africano. Il socialismo di tutti questi sistemi rivoluzionari era lo stesso tipo di socialismo che forniva la sostanza al sindacalismo rivoluzionario e nazionale, che stava al centro del fascismo di Mussolini. Era il socialismo che si trova nell'eredità ideologica di Filippo Corridoni e nel socialismo della Repubblica Sociale Italiana. E Gregor non si ferma qui. Abbiamo parlato ampiamente della Cina, ma non solo la Cina degli anni 30 che Orazio Gogo ha descritto perfettamente, non solo la Cina del maoismo, quella che aveva per certi versi affascinato Spirito, ma anche la Cina successiva, la Cina che è arrivata fino ai giorni nostri. La Cina che revisiona il marxismo e si avvicina a un sistema per così dire misto,
che mantiene il partito unico, ma promuove un'economia diversa, sorvegliata dallo Stato, ma non totalmente statalizzata. Diversi analisti hanno sottolineato le assonanze con il fascismo. Gregor è il primo di questi. Gregor fece degli studi sul marxismo imponenti, molto importanti, e non è un caso che le sue teorie si sono saldate con quelle di Renzo Morera, un personaggio sconosciuto ai più. Lui non è un accademico, ma era un giurista di primo piano a livello europeo nel dopoguerra, il quale proprio dagli anni 90 in poi osservò da vicino, come consulente, il caso della Cina, ma anche il caso di altri paesi asiatici, perdonatemi, vedendo proprio quelle assonanze, quelle affinità tra modello fascista, quel famoso paradigma di insubordinazione fondante, e una serie di misure che i paesi asiatici in ascesa stavano attuando. Ovviamente bisogna procedere con molta cautela, vi sono affinità, vi sono differenze, è un discorso complesso, un discorso che va indagato da una prospettiva multidisciplinare. E infine, tornando sempre a Phoenix, questo volume non tradotto di Gregor, si può parlare della Russia, non solo quell'Unione Sovietica verso cui c'era stato l'interesse dei fascisti, ma l'Unione Sovietica successiva al crollo del muro di Berlino. Negli anni 90, soprattutto già nei primi anni 90, la Russia entra in una crisi profonda. Il periodo di Yeltsin è paradigmatico in questo senso. Dal livello economico, sociale, è veramente un momento difficile per quella che era stata un polo, un vero e proprio polo di aggregazione per tanti anni, e quindi cominciano anche qui a sorgere idee di rivalsa, idee di mobilitazione, idee in cui la nazione, lo spirito, la comunità, l'organicismo recitano un ruolo. E chi esprime queste idee? Gregor richiama precisamente due personaggi: Vladimir Zhirinovsky, un nazionalista, il quale è vicepresidente della Duma ancora in questi giorni e che già negli anni 90 era un protagonista politico, il quale auspica un vero e proprio risorgimento, risveglio nazional-patriottico, in cui Gregor individua tante assonanze con l'Italia che usciva dalla Prima Guerra Mondiale. Accanto a lui un altro protagonista politico, non indifferente, che è Gennady Zyuganov. Qui siamo davanti a un comunista. Lui è leader del Partito Comunista Russo sin dagli anni 90, eppure recupera tutta una serie di temi che per Gregor, ancora una volta, ci riportano a quelle idee di mobilitazione, di dittatura di sviluppo, di nazionalismo che il fascismo aveva espresso in maniera abbastanza complessa. E quindi ritorna una vera e propria concezione di risveglio nazional-patriottico in Zyuganov, che attira molte persone, molti russi, i quali vogliono il riscatto della propria nazione. Ovviamente Gregor sottolinea perfettamente che in tutto questo non c'è una lettura diretta dei teorici fascisti, di Migas, di Gentile, ma ci sono delle affinità che permettono di assaporare la complessità della storia. Quindi una sorta di via nazionale, ancora una volta, a riscatto, che prende le mosse dal cosiddetto eurasiatismo, un movimento anche qui che affonda le radici nel passato, parlando di patria, di spiritualismo, di rivolta sia contro il liberismo ma anche contro certi eccessi del marxismo, in nome, oserei dire, di una terza via che d'altronde era la bandiera anche dello stesso fascismo. E con questo chiudo, grazie. Grazie a Francesco Carlesi, appunto sollecitato a chiudere, ma insomma siamo comunque sufficientemente nei tempi, più che altro perché, passando proprio dalle ultime osservazioni molto interessanti di Francesco Carlesi su questi incroci, questi attraversamenti, queste ibridazioni ideologiche anche sul piano empirico di provvedimenti, interviene l'ultimo nostro relatore di stasera, professor James Wakefield, appunto per anche i limiti che ci dà internet, il collegamento online, non abbiamo la possibilità di una traduzione simultanea,
però a voi relatori, sia della mattina sia oggi del pomeriggio, ho inviato il testo, comunque in inglese, ma insomma mi auguro leggibile. Vi è un abstract, intanto introduco, presento il professor Wakefield, welcome to you, thanks to participate to our conference. E James Wakefield, che è uno studioso di, in particolar modo di Giovanni Gentile, e quindi legge benissimo e comprende anche peraltro un italiano complesso come quello filosofico, attualistico e non solo, però appunto non parla italiano, per cui esporrà un suo testo nei tempi previsti in inglese, però appunto io lo introduco e magari vi riassumo brevemente quello che poi anche l'abstract che ci ha fornito e che accompagna la sua relazione. E poi su questa immagino insomma molti dei conferenzieri comunque potranno anche intervenire, porgere direttamente in inglese, oppure insomma se posso farò io da intermediario. Allora, James Wakefield insegna Political Thought, Government and Politics presso il Dipartimento di Science of Politics and International Relations presso la School of Law and Politics dell'Università di Cardiff in Regno Unito. Ha pubblicato un prezioso studio su Giovanni Gentile and the State of Contemporary Constructivism, costruttivismo contemporaneo, uno studio della teoria morale idealista attualista nel 2015, con il professor Bruce Haddock, sempre di Cardiff, e il dottor Rick Peters di Groningen. Ha di recente terminato una raccolta di saggi su e di Guido De Ruggiero, quindi è un appassionato studioso ormai di vaglia della cultura filosofica e politica italiana, direi della prima metà del Novecento. C'è un libro, non so se è già uscito, un programma proprio su De Ruggiero, Idealism and Experience, The Philosophy of Guido De Ruggiero, e ci parlerà, e questo è interessante, dico anche alla professoressa Mazzoni che credo ci stia ascoltando, e poi sollecitiamo magari un suo intervento, perché così come la professoressa Mazzoni stamattina ci ha presentato un Gregor ai più inedito, almeno in Italia, come fine esegeta del pensiero di Marx, quasi a livello filologico, sappiamo anche come Gregor sia stato uno studioso attento di Gentile, e abbiamo sentito a tal proposito il professor Cavallera, che invito anche egli poi se vuole a intervenire. Ma il punto di vista di Wakefield, se ho ben capito il suo testo, e ora vi dico brevemente un po' il suo abstract, nella sua relazione intitolata Anthony James Gregor and the Karl Marx of Fascism, quindi definibile dallo stesso Gregor come Gentile e il Karl Marx del fascismo, chi è? È appunto Giovanni Gentile. In realtà, se ho ben colto, il professor Wakefield rivolge un tipo di critica rispettosa del valore, dell'intelligenza, dell'opera esegetica di Gregor, ma anche critica, in qualche modo avrebbe prodotto un misunderstanding, se ho ben compreso, di Giovanni Gentile. Mentre Harris, autore a metà anni 70, meno la sua traduzione in Italia, di il libro è più antecedente, gli anni 60, su Gentile nel mondo anglofono, English Speaking Scholars and People, a proposito del pensiero di Gentile, che era stato in qualche modo appiattito e svilito dall'adesione al fascismo, Harris cerca di smarcare, diremmo noi, nel linguaggio più gergale, Gentile da questa appartenenza. Gregor, che forse per certi aspetti più correttamente vede la stretta relazione, però in qualche modo forse non rende né a Gentile né alla stessa ideologia fascista un'operazione di chiarimento, meno di chiarimento e forse più di confusione, se ho ben compreso. Comunque, nell'abstract, il professor Wakefield dice che appunto Gregor sosteneva che il fascismo fosse una dottrina ideologicamente coerente, paragonabile al marxismo e per certi versi informata da esso. La sua interpretazione quindi differiva dalla visione consueta, la vulgata del fascismo, come un miscuglio di elementi ideologici contrastanti legati insieme da una mitologia artificiosa, convenienza politica e da uno spirito di anti-intellettualismo. Invece, come abbiamo sentito anche stamattina, la figura centrale nel racconto di Gregor sull'ideologia fascista, a parte Benito Mussolini, è proprio Giovanni Gentile, che, come diceva
oggi il professor Cavallera avrebbe dato un'anima in qualche modo al fascismo. E appunto Gregor di Giovanni Gentile, in ambito anglofono, di studiosi americani, inglesi, di lingua comunque inglese, ha promosso l'opera di Gentile attraverso una serie di libri, ha tradotto anche Origini e dottrina del fascismo, che è a firma essenzialmente, come sappiamo, di Gentile. In questo testo, che ora ci leggerà, ci esporrà il professor Wakefield, dice: io valuto, dice il professor Wakefield, l'impatto di Gregor sulla ricezione del pensiero di Gentile nel mondo anglofono, e specialmente la percezione di Gentile come il Karl Marx del fascismo, un parallelo tracciato in Italia peraltro già nel 1940 e che di recente è stato rianimato dagli American Conservatives, dagli americani conservatori come Dinesh D'Souza. Wakefield sostiene che il lavoro di Gregor rappresenta un'importante linea di continuità accademica negli studi su Gentile, un valido correttivo alle interpretazioni troppo semplicistiche del fascismo, tuttavia, aggiunge professor Wakefield, ha anche servito inavvertitamente a cementare l'opinione sul conto di Gentile e il suo rapporto con il fascismo. In qualche modo avrebbe fatto, forse, se ho ben inteso, fare un passo indietro rispetto all'interpretazione di Harris, e quindi ha favorito quello di cui parlava il professor Parlato stamattina, e cioè in qualche modo un'appropriazione anche indebita di Gregor, o in qualche modo Gregor viene recepito come un rivalutatore dell'ideologia fascista. Ritiene, e chiude con questo il suo abstract, il professor Wakefield, che probabilmente dopo Gregor bisogna ritornare a studiare i collegamenti tra fascismo e gentilianesimo, tra marxismo e Marx. In qualche modo è interessante dirimente anche Gregor, perché nel mondo anglofono avrebbe creato un po', se ho ben capito, quasi forse più di confusione, no? Such a confusion between Marx and Marxism and Gentile and fascism. And so it's necessary to reconsider the role of Gentile in the fascist regime, and maybe Gregor is partially wrong. Anyway, the floor is yours, and thank you, James Wakefield. Grazie. Per prima cosa, riesce a sentirmi chiaramente? Yeah, assolutamente. Perfetto. Mi dispiace che il mio intervento non è in italiano. Spero che il mio inglese sia comprensibile. Bene, cominciamo. I thank you all, organizers and attendees alike, for allowing me to speak to you in English. I fear that my spoken Italian would be inadequate to the task. I learned the language late, in parallel with my doctoral studies, and with the express aim of reading the work of Giovanni Gentile, someone of whom I suspect I would never have heard, and still less written a PhD thesis about, if I had not encountered his name in two books by James Gregor. Those books were Young Mussolini and the Intellectual Origins of Fascism from 1979, and Mussolini's Intellectuals, Fascist Social and Political Thought from 2005. I read these as an undergraduate student, newly arrived at university, with a newfound interest in the history of political philosophy and a feeling that I ought to know more about Italian fascism, which in my sketchy knowledge of 20th century history had been overshadowed by, and as such seemed an earlier, perhaps less brutal precursor to, that other fascism in Germany. The word fascist was in such common currency, after all, and if it meant only what common use suggested that it meant, it was hard to see how anyone could possibly have seriously supported it. Now, Gregor described a distinctive cast of thinkers headed by Benito Mussolini, who was for him a political and social thinker in his own right, far from the opportunistic intellectual magpie of popular imagination. Giovanni Gentile, of course, of whom we will be hearing more later, who was for Gregor unequivocally the philosopher of fascism,
Roberto Michels, whom he describes as a Mussolinian revolutionary, and Curzio Malaparte, the regime's superlative craftsman and most capable pen. It was a challenge to understand these thinkers, even in Gregor's selective Anglophone gloss, but I came away impressed by the force of Gregor's conclusion that fascism was not the exclusively right-wing, anti-intellectual, racist, violent and hateful ideology that it was widely supposed to be. Rightly or wrongly, these thinkers believed that fascism represented the best path to an orderly, prosperous, just scheme of social cooperation, and further that the principle of the future was neither the equality of the Bolsheviks nor the freedom of the liberals, but solidarity, national unity, centered on the state. They disagreed on a great deal, and it would be hard to say exactly what fascism was about in the same way that liberalism is about securing the conditions of individual liberty and communism is about eliminating class conflict. But Gentile, you'll have to forgive my poor pronunciation of the word Gentile. It occurs to me every now and then that I've just learned to mispronounce it, and it's very difficult to throw that off. Gentile describes a clearer rationale for fascism. He emerges, after Mussolini, as the other central figure in Gregor's account. Indeed, he is cast as the model fascist, in some ways the definitive fascist thinker, the central pillar in the regime's intellectual pantheon, and indeed as one of the most sober, serious, sophisticated, and self-consistent political philosophers of the 20th century. On Gregor's account, just as Marxism as a social and political philosophy was the product of the genius of Karl Marx, so too was fascism, considered as a social and political philosophy, essentially the product of the genius of Giovanni Gentile. And we can understand this last claim in two senses, one modest and the other more ambitious. The first is that Gentile was the foremost fascist philosopher and did the most to give a positive account of its doctrine in philosophical language. This much, I think, is clear. It presupposes no firm or causal connection between fascism as philosophy and fascism as praxis. But Gregor goes further than this. Extending the analogy between Gentile and Marx, fascism and Marxism, he casts Mussolini as a counterpart to Lenin, responsible for making substantive modifications to the structure of the masters, that is, Gentile's doctrine, to make it realizable in practice. He is quick to add that Marxism and fascism as doctrines were the products of many hands, but with respect to fascism, the master's hand was Gentile's. The essence of the ideology was to be found in his formulation. He was its Karl Marx. Actualism was the historical materialism of fascism. To support this ambitious claim, Gregor gives an unconventional account of Gentile's career and his involvement in the fascist regime and its prehistory. What is well known is that the Sicilian was already a famous philosopher in Italy before the First World War. He had founded La Critica with Benedetto Croce in 1903 and had written extensively about theories of education and the history of ideas, especially in Italy. His first recognizably actualist essays were written in 1911 and 1912, after which he produced the majority of his systematic works in a great rush, continuing at a remarkably steady rate until 1923, the year he joined the Partito Nazionale Fascista, and published the second volume of his Sistema di Logica. Among these volumes, we find three on education, one collection of shorter pieces on the Hegelian dialectic, two on logic, a slim volume on law and politics, that is, I fondamenti della filosofia del diritto, and in his most famous work, La teoria generale dello spirito come atto puro, again, I apologize for my rotten Italian pronunciation, a general statement of the principles of actualism. Now, with the exception of 1916's Filosofia del diritto, these works have little explicit connection with practical politics and still less with any kind of party program. In the first edition of La Filosofia del Diritto, Gentile argued that reality and the act by which it is consciously constructed are one and the same.
Our duties to obey laws and authorities are rooted in the fact that we see their sources as expressions of our own thought. We exercise our liberty when we engage with the world and the events within it as active, self-conscious, if we may press the point, authentic agents. Our real will is concrete volere come volere, will as willing. Its unreal abstract counterpart is volere già voluto, will already willed. These are obvious counterparts to pensiero pensante and pensiero pensato in lo spirito comato puro, published the same year, corresponding to reality as we find it and any second order description we might give of that reality. Now, while it established some important themes for Gentile's later work, La Filosofia del Diritto has obvious shortcomings as a practical guide to politics or the basis for an ideology. It is hardly a manifesto. Its argument is expressed in the lofty language of neo-idealism. The individuals, institutions, and norms that Gentile describes could be anyone, anywhere, and anything. There are hints, at least, of the kinds of social and political ideals he prefers. There are repeated images of unity synthesized from multiplicity, and then in the discussion of the castaway Robinson Crusoe's construction of norms by reference to an internal society, he shows vividly, if not yet methodically, how we can make sense of shared moral standards without surrendering the grounds of actualism in the free, unmultipliable, universal concrete consciousness. A more mundane obstacle to Gregor's identification of Gentile as fascism's Marx is that the philosopher was, by his own account, a committed liberal at the time he was invited to join the first Mussolini government. He became a card-carrying fascist only after that. By that time, in 1923, all but two of his systematic works had been published in at least one edition. The remaining two, La Filosofia dell'Arte and Genesi e Struttura della Società, would not appear until 1931 and 1946, respectively. Of these, the latter would be Gentile's single most substantial work of political philosophy, but it was not written until after the fascist government had collapsed during the Second World War and remained unpublished until Gentile himself had died and the war was over. While by his own account, Gentile was certainly a fascist through to the bitter end, the evidence for regarding his actualism as integrally connected to fascist ideology, as Gregor does, looks markedly weaker. Even La Dottrina del Fascismo, of which Gentile wrote the first theoretical half under Mussolini's byline, hardly stands in the same relation to fascism as, say, Marx's Communist Manifesto does to communism, or Lenin's The State and Revolution does to early Soviet communism in particular, given that the doctrine was published 10 years too late to have motivated the fascist revolution. McGregor's answer to this charge consists of two parts. He argues first that Gentile was committed to some recognisable version of fascism before the March on Rome. Accordingly, he claims that, quote, during the years of fascism's full maturity, Gentile affirmed that he had been a fascist long before there was a fascism. He inserted in the later editions of his Discorsi di Religione the claim that he had been a fascist since 1875, from the moment of his conscious existence. While hyperbolic in expression, the claim was meant to signify that the least awareness of a conscious existence carried implications that led to his formal philosophy. And his formal philosophy led irresistibly to fascism. This is a revealing passage. About some things, Gregor is simply mistaken. He alludes to in Discorsi di Religione, Gentile claimed not that he had always been a fascist, but that he had always been a Christian in his own sincere but idiosyncratic way. Occurring in an interview conducted presumably without notes, this oversight is trivial enough. While Gentile did not say exactly that, he was prone to hyperbole. Yet Gregor's misremembrance reveals something about his view of Gentile's place in the history of the regime. Gregor needs Mussolini to have adopted the terms of actualism before Gentile himself was brought formally into the fold. So, expanding on this theme, he tells us that as the First World War came to a close, more and more of the ideas of Giovanni Gentile
surfaced in Mussolini's prose, and soon Mussolini found himself embracing an epistemological and perhaps ontological posture indistinguishable from that of Gentile. In 1921, Mussolini publicly affirmed that he and his party had renounced positivism, the empiricism so popular in Italy before the outbreak of the First World War, to commit themselves to a spiritualism in which all the antinomies of matter and consciousness resolved themselves. By the end of 1921, Mussolini was prepared to speak in Gentilian phrases, and by the time of the March on Rome in October 1922, he spoke of Gentile as his teacher. Now, this is the second part of his answer to the charge of post hoc rationalization. We might wonder what to make of a political leader's claim to have renounced positivism and empiricism in favor of spiritualism. In the context of a carefully argued scholarly text, the distinction really means something. But as a political principle, it looks more suspect. I have no documentary evidence of what any miners or factory workers or soldiers of Mussolini's Italy made of the wholesale rejection of a freestanding empirical reality. Yet the appeal Mussolini plainly saw in actualism is easier to imagine. It enabled him to retain his belief in revolutionary change, albeit now driven by the irrepressible will of the uniting leader. To hold firm to the intangible idea of the as yet unrealized future state and the sanctity of its law. And to argue that his former comrades in the Partito Socialista Italiano had misunderstood not only the world, but the theory through which they interpreted it. Gentile thus served Mussolini as a promising alternative to Marx, a pre-established, living, and crucially Italian sage around whom the incipient party could gather. For Gregor, in turn, Gentile's central position justified his sharp turn away from mainstream interpretive conventions after the Second World War. As long as Italian fascism was understood as the fascism of Gentile, not the more erratic so-called fascism of, say, Julius Evola, the easy old view that Italy had just gone mad, bewitched by the false promises of unprincipled dictators, could be rejected. So I'd like to finish up with some remarks on Gregor's treatments of the relations between fascism and Gentile, Marxism and Marx. It is telling that one of Gregor's earliest published works in which he refers to Gentile, and perhaps the earliest, is an essay on Marxism as philosophy in the journal The European in 1956. I believe that this was mentioned earlier. Here he distinguishes between historical materialism, converted in the hands of Engels and Lenin into the philosophy of communism, for which man is a passive object of an inevitable historic progression, and the idealism of the young Marx, which extended to man a creative role in the making of his own history. So, quote, discarded by the earliest Marxists, discarded by the earliest Marxists, this idealistic philosophy has returned into the sound tradition of European philosophy and has made its reappearance in our own time through Sorel and Gentile in the philosophy of fascism. It is from this philosophy, pragmatic, activist, idealist, of which the young Marx was but a lesser representative, that the essence of the revolutionary ideology of tomorrow is to be derived. Now, that final reference to the revolutionary ideology of tomorrow is notable. Gregor writes these words in The European, a journal founded by Oswald Mosley and other former British fascists in 1953. Over the next 6 years, its contributors discuss the future direction of the movement, given the absence of a viable continental, of viable continental fascist regimes and the onset of the Cold War. In his first contributions, Gregor, then in his 20s, presents himself as a sympathetic but uncommitted American outsider, pointing out weaknesses and lapses of clarity in Mosley's proposals for the post-war world. He evidently finds Gentile's position appealing. It is unclear at what point he first read him. And 5 years later, he completed his PhD on the ethical and political thought of Giovanni Gentile at Columbia University. We see Gentile appear again in Gregor's next article, so Giovanni Gentile and the Philosophy of the Young Karl Marx in 1963. And there he tells us, not for the first time, that Lenin had taken notice of Gentile's studies. In
In his book, A Survey of Marxism from 1965, he notes in passing that his own treatment of Marx owes much to the early work of Giovanni Gentile. This interpretive slant in the acid judgment of one critic was, quote, not judicious on Professor Greger's part. No explanation is given for this, but it is presumed that the reason is self-evident. Now, the ongoing prominence of Marx in Greger's reading of Gentile, even in Giovanni Gentile, The Philosopher of Fascism, his book from 2001, published, well, 45 years after the article in The European, is, I think, somewhat puzzling, to say the least. Gentile's La Philosophia di Marx from 1898 is an early and, to my mind at least, in some ways, unsatisfactory book. It is clearly a young man's work, written before he had established his distinctive philosophical position, and it reads, for the most part, like a commentary on Marx written by somebody steeped in idealism and ready to reject out of hand any hint of empiricism or materialism. It contains some valuable commentary, of course, and that idea of the humanism of labour would be sustained in Gentile's last work, Genesi e struttura della società. But it is, by any measure, well, someone who has read this draft suggested that I dial this claim back a little, but I think it is a fairly minor work in the Marxist literature and in Gentile's writings. The fact that Lenin was aware that it existed, and his claim does not amount to much more than his acknowledgement that it exists, is not an endorsement. For my part, as I read through Greger's extensive commentaries on Gentile, I wonder how often he had returned to the systematic works of actualism since he read them at the beginning of his career. Like some of his claims about the state of fascist studies in political science and his peers' alleged belief that fascism had no intellectual basis, his interpretation of Gentile's place in the history of 20th century political philosophy and ethics appeared remarkably, indeed somewhat willfully resistant to change in the face of contrary evidence. The fact that Gentile keeps returning in the same unusual form that he first appeared to Greger, just a night's move away from being a socialist, suggests that the main sources for the latter's books were sometimes his earlier works, when they should have been, perhaps, those primary sources. And I wonder, too, how much Greger contributed to serious and critical reflection on Giovanni Gentile. I think he contributed something, certainly. His work represents a vital line of continuity between H.S. Harris's The Social Philosophy of Giovanni Gentile in 1960 and the revival of interest in Gentile, slower in the Anglophone world than in Italy, toward the end of the century. Harris's book had been a formidable contribution to Gentile's post-war rehabilitation as a credible philosopher. But Harris was never much interested in fascism. He was patient, painstaking, broadly charitable and conciliatory. He saw his role as one of salvaging treasure from his subject's founded reputation and expressed regret at the Sicilians' refusal to abandon ship when he saw that it was doomed. Harris's Gentile was a good fascist, a good man guilty mainly of loyalty to an ideal, a talented but tragic figure bewitched by the thought that the Weltgeist possessed Mussolini and spoke through him. If Gentile had been more pliant, more conversant with the everyday weaknesses of ordinary empirical individuals, wrote Harris, he would probably never have become a fascist at all. Harris sought to rehabilitate Gentile's reputation despite his record as a fascist, placing him in the company of Hegel rather than Mussolini. Greger sees things rather differently. He considers Gentile's adhesion to fascism to be not a fault, but a strength of his theory, a consequence of his theory. It shows that revolutionary political action can be grounded in something other than the materialism and determinism of the communists or the just naturalismo of the Jacobins. He thinks Gentile underwrites and vindicates the fascist project, revealing it to be more sophisticated and credible than its reputation as something crude or mindless or ruthless or racist or hateful or murderous or motivated by lust for power. All these stereotypes leads most readers to imagine. But fascism and Gentile do not emerge equally blessed by this union.
Fascism gained a philosopher without the worst and most conspicuous vices with which the ideology is commonly and not always fairly associated. But Gentile finds himself burdened, on Gregor's reading, with a difficult and complex history to explain or to explain away. Fascism having been established already as a political term of abuse, Gregor's attempts to reimagine it in Gentile's relatively benign image opens the way to a new kind of misunderstanding. Actualist political philosophy can be reduced to statolatry, and any claim in favour of the state reduced to fascism. Some such misinterpretations may be unavoidable. Gentile's reputation as a philosopher has been coloured, perhaps indelibly, by his party politics, and his party politics are of a kind that makes impartial consideration of his wider arguments a practical impossibility. Besides, the difficulties of understanding Gentile are not entirely due to his political affiliations. He wrote in a specialised technical language seldom used today by anyone but correspondingly specialised intellectual historians. Gregor did much to attain a kind of catharsis for Gentile and to present him as a credible conscience for the fascist regime, however far it may have erred in practice. The task before us is to come to grips with the substance of actualism and to consider not what it meant for its author, but what it might still have to tell us today. And that's everything. Thank you. Thanks to you, Professor Wakefield, so much. It has been a pleasure to listen to your speech. And a first question, then I translate it to Italian audience. If I understand correctly, rightly, you say that Gregor read Gentile's works when Gregor was younger, but not later, not so much. And so his interpretation of fascism maybe was influenced by the first reading and study of actualism. And so in your opinion, Gregor's readership of actualism is quite misleading in a relationship both with actualism and with the fascism, or not? Ho chiesto al professor Wakefield, in un passaggio della sua relazione, sottolinea come Gregor avesse letto probabilmente prima Gentile di aver fatto uno studio approfondito del fascismo, sia come regime sia come movimento ideologico nella sua pluralità di riferimenti, di autori, tanti che ha studiato, abbiamo sentito Panunzio, Rocco, Ugo Spirito e molti altri. E che però poi, questa se ho ben capito, è l'impressione che ha avuto il professor Wakefield, che è un attento lettore di Gentile, anche traduttore in inglese di alcuni suoi scritti, e anzi lo ringrazio pubblicamente perché ci ha fornito ora un bel saggio sulla figura di Dio nella tradizione attualistica, da Gentile ad Ugo Spirito, che uscirà a breve sul Pensiero Storico. Ecco, professor Wakefield dice forse poi dopo non ha più letto Gentile e quindi in qualche modo è l'interpretazione del fascismo, ma in fondo anche quella di Gentile hanno an element of weakness, no? Un elemento di debolezza. I don't know if I understand well, but please. Your microphone, excuse me, Wakefield James, your microphone, switch on. The microphone. The microphone, and maybe there's the... Oh. No, I see, sorry, I was... struggling to find the button. I do think that Gregor's reading of Gentile is peculiar, and the more I have read, I mean, I've read a lot of Gentile's work, and the more I have read of it, the stranger Gregor's reading seems to me when I go back. And it strikes me, it was only quite recently that I read his articles in The European, where he first discusses Giovanni Gentile. And it is remarkable to see how Gregor seems to have emerged almost fully formed in his 20s.
And you can see some of his preoccupations that would stay with him until the end of his life, even in his work as a young man. And I think he was clearly sympathetic to a certain kind of neo-fascism in the post-war period. The European, the journal The European, is very much a neo-fascist outlet, and I suspect that this led him to be rather defensive in his reading of people like Gentile, because one of the most frequent complaints that you see about Gregor's broader work on fascism among people like Roger Griffin, for example, is that it seems rather willful, is that he is obstinate in his position, and that he has decided what he thinks, and that even after a 20-year gap between about 1980 and when he returns to the topic of fascism at the end of the 90s, is that he treats the subject as though nothing has happened in the meantime. And my suspicion, at least, is that he had built Gentile into his preferred conception of what fascism was all about quite early on. And what he saw himself as having defended and been interested in as a young man was clearly not, it was clearly wasn't the sort of the monstrous caricature that his opponents would sometimes accuse him of defending. So even Harris was sometimes accused of having whitewashed Giovanni Gentile's reputation. And I think that the social philosophy of Giovanni Gentile is nothing if not an even-handed and well-documented book. I hope that is at least part of an answer to your question. Okay. Thank you. Quindi avete compreso, insomma, vi è in qualche modo un sospetto da uno studioso, un lettore anglofono, qual è il professor Wakefield, di Gentile, che vi sia, se ho ben capito, anche un sovrappiù, un di più di simpatia, no? Di atteggiamento simpatetico di Gregor nei confronti appunto di Gentile, preoccupato di smaccare in qualche modo, riaccreditare Gentile, ma in qualche modo vi sia quello che in fondo stamattina invece negavamo, comunque dicevamo che non vi fosse, invece ecco in Gregor c'è una qualche insomma simpatia verso movimenti neofascisti, comunque con di destra radicale del secondo dopoguerra, se ho ben compreso, però appunto chiedo anche a chi ci ascolta di intervenire al riguardo. E partendo da queste ultime osservazioni inerenti al rapporto tra Gregor, l'analisi del fascismo attraverso la figura di Gentile, chiedo anche, appunto apriamo ufficialmente il dibattito, chi può collegarsi? Ecco, vedo Francesco Carlesi, penso anche appunto Lorenzo Petrosillo, professor Cavallera, Virga, anche Messina, se la professoressa Luca Tedesco, se lo facciamo anche la professoressa Mazzone, so che voleva entrare, al limite chiediamo un attimo ad Antonio Messina, magari ecco chiedo ad Antonio Messina magari di intervenire su quest'ultima relazione il professor Wakefield, anche perché c'è un lungo carteggio da tempo fra noi anche in merito alla rivista Il Pensiero Storico, poi magari lascia il posto cortesemente se siamo, ora magari mi comunica dalla regia che è molto lunga, se siamo troppi magari un attimo Antonio si assente e fa entrare la professoressa Mazzoni. Vedo 4, 8 più professor Ungari. Ah, non è in linea, mi dice il professor Ungari, non è in linea professoressa Mazzoni. Va bene, nel caso la contatta lei,
dottor Messina, se ancora avesse interesse. Prego, prego Antonio, prego intervenga lei pure, poi il dibattito. Secondo me la questione è se... Domande, osservazioni, curiosità, prego. Se ho capito bene la questione è se Gregor abbia espresso una posizione simpatetica nei confronti dei vari movimenti, chiamiamoli monocratici, no? Quindi autoritari e totalitari che hanno costellato un po' il Novecento. A mio avviso no, nel senso che non è una cosa che si può in alcun modo evincere dalle sue opere. È anzi una critica. Una critica che ne abbiamo parlato stamattina, espressa nella considerazione che questi fenomeni sono irripetibili, ed anzi Gregor ci dà l'impressione che voler creare una categoria concettuale definita come dittatura di sviluppo, come tra virgolette fascismi, serva a scongiurare il rischio che possa ripetersi un evento del genere. Almeno è da questo punto di vista che lui guarda la Cina. Nella nostra intervista si disse preoccupato per l'eventualità che la Cina potesse esprimere questa politica irredentista, nazionalistica e imperialistica sostanzialmente. Quindi io in Gregor non vedo questo atteggiamento simpatetico, vedo anzi delle considerazioni circa l'irredentività dell'esperienza storica fascista e l'impossibilità tra l'altro di accorparla o di unificarla al nazismo di Hitler, ai vari movimenti di estrema destra sorti in Europa. Riguardo la relazione di Wakefield e Wakefield, abbiamo avuto modo di parlarne via email, gli dissi che un punto su cui avevo obiettato riguardava l'assenza un richiamo ad Augusto del Noce, perché a mio avviso la considerazione di Gregor circa il rapporto tra Gentile e il fascismo ha molto in comune con quanto ha scritto Augusto del Noce, quindi del fascismo come inveramento del marxismo. In questo senso sarebbe interessante approfondire il discorso, il confronto del Noce e Gregor. Poi se posso approfittarne per fare una domanda al dottor Andrea Virga in merito al suo... alla sua relazione, volevo chiederle, non so se ha letto il recente saggio di Oles Zanatta su Fidel Castro, pubblicato nel 2020, Fidel Castro, l'ultimo re cattolico. Ha avuto modo di leggerlo, dottor Virga? No, io in realtà ovviamente già all'inizio della mia ricerca mi sono confrontato anche con gli scritti del professor Zanatta, e adesso ho visto recentemente anche l'introduzione per esempio a categoria del populismo gesuita, per esempio anche il discorso che viene fatto. Onestamente devo ammettere di essere non solo tendenzialmente in contrasto abbastanza netto rispetto ai giudizi di valore, ma anche a livello di alcune scelte metodologiche mi lasciano un attimo perplesso. Per esempio faccio l'esempio della questione, la categoria del gesuitismo. Noi stiamo parlando di tre fenomeni tutti afferenti alla Compagnia di Gesù, quindi però tre volti della Compagnia di Gesù. Uno è quello del collegio di Belen, ispirazione gesuiti di una posizione politiche nazional-cattoliche, proprio nel senso franchista del termine, come si evince da tutte le testimonianze, compreso il ruolo che ebbero nella propaganda filofranchista, cioè filonazionalista, a Cuba negli anni 30, negli anni della guerra civile spagnola e poi successivamente, e che furono, che ebbero effettivamente, quello mi sembra abbastanza, sono d'accordo, che ebbero un'importanza per la formazione morale e caratteriale di Fidel Castro, lui stesso lo ammette. Due, una figura come Bergoglio, che si collocava tendenzialmente con forti simpatie per il peronismo, ma in particolare il peronismo di centro, quello tendenzialmente ostile tanto alle deviazioni in senso marxista, rivoluzionaria, come quelle di Montonero, tanto ovviamente alle svolte in senso reazionario, come quelle dei militari, quello che è considerato il peronismo ortodosso. E terzo, i gesuiti invece sostenitori della teologia della liberazione, quindi sono fortemente influenzati dal marxismo, da una lettura anche in senso rivoluzionaria della dottrina cattolica, e mi sembrano
tutte e tre naturalmente sono fenomeni gesuiti, ma sono appunto, questo per fare un esempio, no, a livello metodologico, molto non assimilabili. Quindi io onestamente trovo anche, cioè sono d'accordo naturalmente su certi punti, però mi sembra che si rischia di, enfatizzando gli aspetti per esempio nazionalisti e populisti della rivoluzione cubana, che ci sono, quello mi sembra indiscutibile, di invece trascurare quello invece quegli aspetti più classici del marxismo-leninismo novecentesco, che invece sono anche quelli stati presenti e anche con una certa preponderanza comunque, specialmente nel periodo che va dagli anni, inizio anni 60 all'inizio degli anni 90. Spero di aver risposto. Grazie al professor Villano. Riprendo, mi ero intromesso perché per non deviare su un terreno molto molto caro agli studi del professor Virga, ma insomma tenendoci diciamo su Gregor. E a tal proposito, riguardo alle osservazioni che faceva Antonio Messina, rilancio, ma chiedo magari al professor Cavallera, anche che ha avuto modo di conoscere, frequentare anche immagino anni 70, 80, ci dirà poi lui più nel dettaglio, James Gregor. La domanda che sorge rispetto alla controobiezione di Antonio Messina è perché Gregor accettò, collaborò a quelle riviste che sono state menzionate questa mattina, Intervento, tutto diciamo il milieu culturale di Giovanni Volpe, piuttosto che appunto altri ambiti di studiosi, editoriali, gravitanti sostanzialmente intorno al movimento sociale italiano e al mondo post-fascista, neofascista, ci siamo intesi. Perché, prima osservazione, gli altri non se lo filavano, gli ambienti accademici ufficiali sempre più tendenti a vario marxismo e al post-68 lo snobbavano, o perché lui voleva andare a dare là un terreno, portarli a una rilettura differente, o invece in qualche modo fare quello che ho inteso dire dal professor Wakefield. Parto dal professor Cavallera, ma credo che sia una domanda che ad esempio anche a cui Francesco Carlesi può dare risposte, Virga e chi di voi. Chiedo cortesemente, ecco, 4-5 minuti, proprio brevi dei flash che consentano a tutti di intervenire, stando sul punto di Gregor. Grazie. Rispondo brevemente, se posso. In realtà, ecco, Gregor inizia a collaborare. Mi scusi, Antonio, chiedo prima di tutto al professor Cavallera. Ah, mi scusi, sì. Prego. Si accende il microfono, cortesemente, professore. Il microfono da accendere, il pulsante dove vede il microfono con la sbarra, se lo ripreme dovrebbe attivarsi. Ecco. Grazie professore, a lei. Non lo sentiamo però, come mai? Lo sentite voi? No. Parli un po' professore? No. Non lo sentiamo. Guardiamo, aspetta che ha un assistente, se lo aiuta a risolvere il problema tecnico audio. D'altronde abbiamo collegato non solo l'Italia, ma anche, siamo veramente internazionali, anche il Regno Unito. Quindi, ecco, vai. La sentiamo, professore? Forse, no. Allora, intanto magari mentre, professor Cavallera, intanto mentre esatto tenta di ricollegarsi, appena può, ecco. Magari col cellulare, ecco, se può collegarsi. Intanto Carlesi, prego, Francesco, se vuole dire, ecco, riguarda. Sì, guarda, sarò brevissimo, perché ovviamente credo che il professor Cavallera abbia più strumenti per illuminarci su questo tema. Io credo ovviamente che lui abbia scritto su determinate riviste, mi viene in mente anche la rivista di studi corporativi di Rasi, che insomma io sono abbastanza legato e l'ho studiata, ma credo che sia stata un'opportunità politica, tra virgolette, di questi ambienti ai quali faceva piacere, tra virgolette, osservare una lettura del fascismo meno ideologizzata, e quindi
in cui il fascismo uscisse sicuramente con le sue ombre, però anche con alcune luci. Quindi sappiamo bene che in tutto quell'ambiente che era il movimento sociale c'erano persone legate a doppio filo all'esperienza del ventennio, e quindi era chiaro che per loro un'interpretazione come quella di Gregor facesse piacere. Avevano insomma le antenne un po' più dritte su alcune interpretazioni, come poteva essere poi parallelamente anche quella di De Felice rispetto ad altri ambienti. Io credo che sia stato primariamente questo. Quindi in parte si è parlato questa mattina di strumentalizzazione, tra virgolette. È vero che secondo me qualsiasi interpretazione poi si presta alla strumentalizzazione, però in questo caso è stata una strumentalizzazione che ha avuto anche dei lati positivi, perché grazie a queste riviste, anche spesso marginali, però abbiamo potuto conoscere il pensiero di Gregor. Quindi io direi solamente questa battuta. Sono sicuro che il professor Cavallera, avendo conosciuto Gregor e negli anni 70 lui conosceva perfettamente la situazione politica, possa illustrarci molto meglio la ricerca. Grazie, grazie. Prego, Antonio. Due parole. In realtà quello che è poco noto è che Gregor inizia le sue collaborazioni con due riviste marxiste. La prima è New Left e la seconda è Science and the Society. Quindi Gregor scrive inizialmente per queste due riviste praticamente marxiste. Pubblica vari articoli, pubblica delle recensioni, addirittura nel comitato editoriale di una delle due riviste, e addirittura l'incarico... Prego a chi non interviene di spegnere il microfono, perché ho timore che crei eco. Vi ringrazio. Anche lei, avvocato Petrosillo, grazie. Prego, Antonio. Quello che è poco noto è che lui ha un incarico culturale in un'associazione intitolata Materialismo Dialettico, una cosa del genere. Quindi un po' lui cercava di inserirsi in entrambi i due ambienti. Il fatto che sia stato più ricettivo negli ambienti di destra lo si deve al fatto che lui si è alienato alla tradizione marxista, nella misura in cui rifiutava l'interpretazione marxista del fascismo come epifenomeno della borghesia e della lotta di classe. Cioè, rifiutando questa interpretazione, era più ricettivo rispetto a quegli ambienti e non invece gli ambienti marxisti. Volevo solo dire questo. D'accordo, grazie. Se su questo punto qualcuno ritiene appunto di poter intervenire, prego Petrosillo, brevemente, grazie. Sì, grazie, buonasera professore. Sì, su questo vorrei un attimo intervenire, ricollegarmi anche alla parte finale del mio intervento che non ho potuto completare per il tempo è tiranno, solo due minuti. Ora, a me pare di cogliere nella lettura delle opere di Gregor, in particolare nell'ideologia del fascismo, ma anche negli intellettuali di Mussolini, ai capitoli dedicati proprio alla Repubblica Sociale Italiana, il tentativo di Gregor, anche lo sforzo di Gregor, di cogliere proprio negli atti, anche giuridici, della Repubblica Sociale Italiana, di forte, intesi a forte socializzazione dell'industria e dell'economia, la sostanza autentica, rivoluzionaria, proprio dell'ideologia fascista, non inquinata, tra virgolette, dalle esigenze di compromesso con quelle che erano le realtà politiche del ventennio, in particolare con la monarchia, con il grande capitalismo, con la grande borghesia e in parte anche con la Chiesa cattolica. Tanto è vero che poi lo stesso Gregor dice queste idee tradotte in atti giuridici di socializzazione avrebbero potuto essere mantenute anche nell'Italia repubblicana, ma vennero invece annullate nel nome dell'odio del fascismo, anche da parte delle, non soltanto ovviamente dagli ambienti dell'economia diciamo liberale o moderata, ma anche dagli ambienti di socialismo, addirittura del comunismo, pur essendo atti legislativi che andavano fortemente nella strada della socializzazione. Quindi era quella secondo Gregor, almeno come ho interpretato io, era quella l'essenza autentica del fascismo, quantomeno sul terreno economico, un'essenza che era estremamente differente da quella che il professor Tedesco invece con il suo bel intervento ha espresso nel Mussolini manchesteriano, che si colloca comunque al di qua del 1929. Erano tutte
fasi dell'economia, dello sviluppo dell'ideologia economica fascista, che andranno poi a giungere al loro zenith proprio negli ultimi tormentati mesi della Repubblica Sociale. E qui mi rilascio alla fase finale del mio intervento, dove avrei voluto spendere almeno un minuto su un autore molto, molto particolare, Georges Bataille, francese, il quale anche insieme con altri autori si occupò proprio della struttura psicologica del fascismo, e il quale anche lui colse la sostanza realmente, lui dice, eterogenea del fascismo rispetto alla società omogenea, misurabile razionalmente della democrazia liberale o del capitalismo liberale. E avrei voluto vedere magari proprio in questo un punto di possibile congiunzione tra un'interpretazione che ha origini nell'ambito come in Bataille, della struttura psicologica del fascismo, con invece un approccio di forte razionalizzazione, quello di Gregor, nell'ambito dell'ideologia fascista estrema della Repubblica Sociale. Una sintesi tra una situazione di eterogeneità, che per Bataille si ricollegava molto proprio all'inconscio fascista, tanto è vero che per Bataille il fascismo è proprio l'equivalente dell'inconscio freudiano a livello sociale, con invece un'ideologia di forte socializzazione, altrettanto rivoluzionaria, nell'ambito di un discorso di razionalità economica che però venne disattesa, evidentemente per l'esito bellico, venne disattesa anche da quelle forze politiche che avrebbero potuto cogliere quanto c'era di buono da quella prospettiva in ambito di socializzazione delle imprese dell'economia. Bene, quindi una sintesi possibile. Prego. La ringrazio. Ecco, sono lieto di vedere nuovamente il professor Cavallera, quindi la domanda, la questione era anche da un punto di vista, direi, di biografia intellettuale, no? L'eroe della nostra giornata di studi è James Gregor. Anche da un punto di vista, lei è protagonista culturale, intellettuale negli anni 70, 80, quando insomma Gregor circola con i suoi scritti in vari milieu, in ambiti editoriali in Italia. Ecco, qual è la sua percezione di come, ecco, si muoveva, quanta contezza aveva Gregor? Cioè, anche ripeto, per ricostruire quegli anni, dirò anche che ho conosciuto personalmente anche Eroes, insieme a Galato Ghirlandi. Ne parlammo insieme e sorse il problema, ricordando questo aneddoto, perché io dissi Eroes, lui disse Harris, perché poi lo studioso visse negli Stati Uniti d'America, e ci chiedemmo quale fosse la pronuncia esatta, e Harris molto gentilmente disse che lui è vero che era nato, che stava negli USA, ma essendo nato in Inghilterra, lui si chiamava Harris. Quando fu tradotto Harris in italiano, il suo volume fu tradotto da Armando, perché il problema che si sono posto era quello di qual era la percezione. Teniamo presente che la Sansoni, che era la casa editrice di Gentile, dei figli di Gentile ovviamente, evitava molte volte di toccare i temi chiaramente di natura politica, per ovvi motivi. E quando fu tradotto la filosofia di Harris, Gentile di Harris, che trattava soltanto l'aspetto più filosofico che il coinvolgimento politico in linea di massima, fu tradotta da un editore, Armando, che era notoriamente un editore della destra moderata e costituiva nel panorama culturale di quell'epoca un'alternativa alle due grandi correnti in cui era diviso il mondo accademico di fine anni 60, primi anni 70, cioè la corrente marxista e la corrente cattolica. Ambedue erano, la figura di Gentile era tremendamente scomoda, per motivi ovviamente chiari, l'aspetto marxista, perché Gentile era fascista, e perché per l'aspetto cattolico, in quanto Gentile era considerato un filosofo eretico. Naturalmente tutto questo lo passai io sulla mia pelle, peraltro, ma questa è un'altra storia che magari metterei in un altro discorso. Quindi è chiaro che quando Gregor si rivolse per essere tradotto in Italia, le case editrici disponibili erano chiaramente di destra. Questo era l'unico mercato possibile per Gregor allora, e questo era un dato di fatto che era indipendente dalla stessa volontà dell'autore.
Vorrei però aggiungere che simpatie fondamentali rivolte verso quel tipo di cultura in Gregor effettivamente c'erano. Non dirò che si erano, che si, ci fossero. D'altronde la sua simpatia che nascono dal fatto che egli intende il fascismo e quindi Gentile con il fascismo come appunto, è stato detto anche da Garlesi, una specie di rivolta, qui sempre cominciano a scrivere tutti, una specie di rivolta da parte delle popolazioni più deboli contro le plutocrazie, e quindi era chiaro che in questo essere il Robin Hood della situazione, per usare questa metafora, un aspetto simpatico, a mio avviso, ci fosse in Gregor per le posizioni fasciste. Vero è però che Gregor ha accentuato, a mio modo sempre di vedere, questa dimensione, in quanto Gentile fu certamente il filosofo del fascismo, ma soprattutto un filosofo, e da questo punto di vista è chiaro che ha una dimensione che non può essere in nessun modo sottaciuta, tanto vero che mi ricordo che Spirito mi diceva molto chiaramente, questo l'ho ricordato su un libro che uscirà tra, credo l'anno prossimo, che ormai è tutto tarda, su Gentile e la religione, che molti ricordavano Gentile come il filosofo dell'io, mentre in contrario Gentile era essenzialmente il filosofo di Dio. Aspetto questo che è totalmente o in gran parte assente dal discorso di Gregor, che invece che ne tratta in maniera molto rapida, perché quando, soprattutto quando dice che Gentile si serve della religione cattolica, serve tra virgolette, il termine non è appropriato, ma mi perdonerete se parliamo molto in fretta perché il tempo precipita, per meglio regolamentare quello che è il popolo italiano, una forma di aspetto di determinare una condotta morale. Da questo punto di vista credo, quindi chiudendo, per rispondere alla domanda del professor, che la scelta non ci fosse molte scelte e che comunque queste scelte corrispondevano di fatto a quelli che erano gli orientamenti generali simpatetici, non politici, non necessariamente partitici di Gregor. No, grazie, grazie professor Cavallera, è una risposta appunto da par suo, come sempre, molto puntuale, che unisce biografia vissuto ad analisi, perché credo, ascoltandola, di mettere un po', e andiamo, diciamo, facciamo magari un ultimo giro, poi andiamo a concludere, anche per non fare ostaggio oltremodo il professor Ungari che conduce la regia e anche chi ha avuto la bontà di ascoltarci fino ad ora, e li ringraziamo tutti. Ma l'intervento del professor Cavallera, secondo me, fa un po' da sutura anche a tutti gli interventi che ho ascoltato questo pomeriggio, in particolare la sessione pomeridiana aveva una sua omogeneità, l'abbiamo messa insieme, no? Ovviamente per una certa omogeneità tematica, e cioè che in qualche modo viene bene anche l'osservazione, l'intervento finale del professor Wakefield, cioè torna col discorso di stamattina, professoressa Mazzone ed altri, James Gregor, e secondo me in questo libro, no, Antonio, che poi di fatto è uscito anche grazie alla sua collaborazione, ha curato la biografia, un po' una sorta di testamento spirituale, mi è capitato appunto di recensirlo ultimamente per ragione storica. Cosa viene fuori? Una confessione biografica, autobiografica di Gregor, e cioè che il momento in cui, come dire, folgorato sulla via degli studi storico e sociologici, di scienze sociali in chiave comparata, gli viene dalla Seconda Guerra Mondiale, e combattuta in ambito, cioè non combattuta, ma lui in qualche modo vive subito dopo il periodo di presenza delle truppe americane in continente asiatico, insomma in area del Pacifico, e lì lui subito ha contatto, poi anche nella sua biografia, no? Poi mi aiuterà Antonio, si è anche sposato con una donna, credo di origini asiatiche, lui è stato sempre molto affascinato dai paesi del, diciamo all'epoca, no? Definiti terzo mondo, quindi tornano anche le forti attinenze con gli interessi di studio e la relazione di Andrea Virga. Cioè è stato sempre affascinato un po' dai
Davide, no? In termini geopolitici, contro i Golia, contro le grandi potenze. E quindi questa fascinazione, diciamo, romantica, tra virgolette, a cui accennava in fondo anche il professor Cavallera, probabilmente è ciò, è la cifra, come dire, preconscia o inconscia, così veniamo alle indicazioni di Petrosillo, che ha portato questo livello di simpatia, no? Che non è appunto ideologica, è quasi, è prepolitica, è quasi, no, antropologica, esistenziale, cioè vedere quei regimi che, e questo forse l'ha messo anche in contraddizione un po' rispetto a un'America anni 50, 60, magari forse più in un'America successiva, no, che cominciava a fare anche autocritica. E quindi guardare quello che poi è diventato tra cavallo tra anni 50 e 60, il cosiddetto terzo mondismo, tutto il movimento legato alla decolonizzazione, e quindi questo oggettivamente un po' ce l'ho trovato sempre da quando più giovane leggevo pagine di Gregor. Ecco, su questo, diciamo, vorrei fare un po', se me lo consentite, un ultimo giro di osservazioni, anche dal punto di vista anche del professor Tedesco, cioè, probabilmente anche la fascinazione per modelli economici che non fossero quelli mainstream, soprattutto parliamo seconda metà del Novecento, periodo della Guerra Fredda, di un'Europa e di un Occidente che anche si sforzava oltre misura, no, di apparire come il mondo del free market, del libero mercato, eccetera, eccetera. Ecco. Per cui, secondo me, c'è questo aspetto che spiega questa anche sotterranea, inespressa simpatia per tutti. Non so, per esempio, se aveva simpatia per i palestinesi, per dire, però capite cosa intende. Quindi tutto quel mondo che comunque sia, pur da uno che non era anti-occidentalista, credo, Messina mi corregga se sbaglio, però era affascinato un po' da questi movimenti eterodossi e terzomondisti, ora dico così, tranchant. Chi vuole, chiedo cortesemente un breve intervento e poi andiamo a chiudere, tanto poi parliamo degli atti. Prego, come il professor Tedesco, che ancora non ha parlato, se su questo si è fatto un po' un'idea, da studioso anche del pensiero economico di Gregor, ecco, con che impressione le ha fatto? No, no, io posso soltanto, per quanto riguarda il dato pre-politico, anzi pre-economico, pre-ideologico, forse c'è anche un dato caratteriale, no? Nel prendere, nell'assumere alcune decisioni. Mi veniva di pensare a Claire Gable in Via col Vento, no? In cui si schiera a combattere con i sudisti, ma perché è razzista e schiavista? No, perché il sud sta perdendo. Vero. E allora mi schiero con chi? Con i perdenti. Sì, sì, la psicologia dei vinti, che insomma, sappiamo anche nel mondo appunto. Il fascino di schierarsi dalla parte dei perdenti, insomma, certo. Di coloro ai quali la storia sta dando torto. Forse c'è anche questo elemento, appunto, come lo vogliamo chiamare, è un elemento psicologico, caratteriale, ma sicuramente pre-politico e pre-ideologico. Cioè, a me è parso, sinceramente è parso questo. Prego, brevi interventi su questo punto, per come avete letto voi Gregor e il suo modo di, anche la scelta dei suoi ambiti di studio, dei suoi oggetti di studio e del taglio che vi ha dato. Prego, do io la parola, altrimenti poi nasce il caos. Allora, partiamo da Virga e poi proseguiamo. Prego, Andrea. Ma allora, io nel senso penso che, diciamo che non avendo conosciuto di persona Gregor, rimango prudente naturalmente sull'attribuire particolari orientamenti, ma sicuramente questa è una chiave di lettura interessante, tra l'altro anche pienamente comprensibile, sia chiaramente per quanto riguarda il periodo della Guerra Fredda, in cui chiaramente gli interessi, un po', diciamo, tutti, se usavo un'espressione abusata, gli spiriti liberi si indirizzavano verso la ricerca di terze opzioni rispetto ai due blocchi che erano visti entrambi come abbastanza sempre più insoddisfacenti da tutti i punti di vista. Così come ovviamente caduto uno dei due blocchi rimane, diciamo, una certa anche insoddisfazione, quindi anche un certo interesse verso anche quelle realtà tuttora non omologate. O adesso cito un altro caso abbastanza interessante e piacerebbe approfondire, ma caso per esempio se pensiamo a una figura come Nick Land, filosofo, cioè uno dei teorici
anche dei New Rationaries, del Dark Enlightenment, che si è trasferito a Shanghai e si è occupato mostrando anche una certa ammirazione per quello che è il modello cinese preso nei suoi aspetti più futuristici. E d'altra parte, appunto, giustamente osservava Bresky che non necessariamente questo denota un antioccidentalismo, anzi, secondo me, tutta una lettura possibile, lettura che io non attribuisco necessariamente a Grego, però una lettura possibile è quella anche di una dedemonizzazione del fascismo. Il fascismo viene tolto da questa demonizzazione astorica di fatto, collocato nel suo contesto storico e addossato comunque alla sinistra, mostrando anche e in più mostrando come le contiguità tra la sinistra in diversi modelli, cioè sinistra marxista, anche socialista in senso ampio, abbiano molti più aspetti in comune con il fascismo di quanto non farebbe piacere ammettere. Questa è una lettura che, se vogliamo, può ha anche un sapore conservatore, per esempio penso a tradizione, per esempio citato più volte, ma immagino già stamattina, ma anche oggi pomeriggio, di un Augusto Del Noce, o anche adesso la questione, anche la lettura della Cina come una modello simil fascista o con molte, è stato ripreso per esempio già anche da Leden, che aveva anche lui, si era pronunciato su questo tipo. Chiaramente definire la Cina fascista, definire Cuba fascista, non è una lettura totalmente, cioè è una lettura facilmente politizzabile e spendibile in un certo, anche se espressa naturalmente in modo scientifico. Bene, bene, grazie Andrea Vida. Chiedo a James Wakefield, poi sentiamo, si preparino Carlesi, Petrosillo, magari ci sentiamo poi Messina, che ha avuto negli ultimi 7 anni anche uno scambio su questi temi. James Wakefield, in your opinion, there was a sympathy in Gregor for third world independent movements, political decolonization, and this sympathy eventually influenced his approach to fascism, to gentile actualism, and to the totalitarian, the so-called totalitarian movements in the interwar period. What do you think about reading Gregor's writings? I don't know in what order those sympathies came to him, but it is a strong theme of his writing, certainly, that fascism has been unfairly overlooked, or that the possibilities of a fascist style revolution have been overlooked as a result of the contingencies of history leading up to and including the Second World War in Europe, particularly. But no, that certainly seems to be his position. Now, is that there is a, is that his peers had been too quick to assume that the only shop in town, if you like, for a revolutionary doctrine was the Marxist, was the Marxist shop. Parts of Gregor's work I don't know well, though. My knowledge of his work, I'm sorry to say, doesn't extend far beyond his work on fascism and Gentile. So that there is that long period in the 1980s and for much of the 90s where he was talking mainly about other things. So I'm sorry that isn't much of an answer to your question. Okay, but it's a start. Thank you. Quindi dice, appunto, nello specifico, infatti immaginavo, ma insomma era anche un modo per sentire un punto di vista, anche ascoltare nuovamente, ringraziare, we thank you very much, professor Wakefield, insomma, che ha dato anche la dimensione, mi sembrava corretto, insomma, non solo, ecco,
essere noi italofoni a parlare di un pensatore americano che peraltro, va detto, ha avuto sa bene anche Antonio Messina, fino all'ultimo ampio carteggio con maggiori studiosi, in realtà poi non è così marginale come lo possiamo percepire noi in Italia. Noi spesso provincializziamo gli studiosi quando varcano i confini nostrani, no? Vero? Vedo ride il collega Luca Tedesco, eccetera. Quindi insomma in realtà è uno studioso a tutto tondo, ho fatto vedere le pubblicazioni, ecco, non sono così delle fanzine e case editrici di poco conto. Ma detto questo, ecco, sul punto, secondo me ha toccato, è stato sollevato, e lo ringrazio ancora professor Cavallera, questo aspetto, diciamo così, ecco, questa third world sympathy, no? Simpatia per il terzo mondista, tanto per capirci tra noi italiani. Francesco Carlesi, Lorenzo Petrosillo, davvero chiedo poi Antonio e chiudo poi un attimo, anche perché mi comunica professor Ungheri, siamo a 4 ore quasi, insomma, quindi la nostra maratona l'abbiamo fatta. Facciamo una maratona in 4 ore, è fatta bene, no? Insomma, oltre diventiamo un po' scadenti corridori. Prego Francesco, poi Lorenzo e poi Antonio. Sì, diciamo che l'intervento di Cavallera, secondo me, non fa che sottolineare un fatto abbastanza banale, cioè che qualsiasi studioso, per quanto rigoroso, oggettivo, possa essere alla fine anche delle passioni, delle simpatie personali, è abbastanza normale. Salvemini diceva che nessuno studioso ne è esente, basta essere onesti con se stessi, onesti intellettualmente, non negare quando ci sono cose di questo tipo. E d'altronde scrivere negli anni 70 in determinate riviste, Gregor sarà stata sicuramente una strada obbligata, ma credo che lui fosse cosciente che l'avrebbe marchiato. Diciamo che scrivere nella rivista di studi corporativi, in altre riviste, era comunque qualcosa che soprattutto negli anni 70 non poteva passare in secondo piano. Tra l'altro apro una parentesi per ringraziare il professor Cavallera, che mi ha fatto conoscere il professor Galadoli Landi, che proprio sulla rivista di studi corporativi pubblicò Mussolini e la rivoluzione sociale, che è un testo non banale, sempre se consideriamo gli anni in cui è scritto. Quindi secondo me questa fascinazione per un certo mondo, e in particolare anche per le cause del terzo mondo, in Gregor si può dire ci sia, che non inficia in maniera importante sicuramente i suoi studi, che secondo me restano di altissimo livello, però c'è. Però io mi permetto, cercando di essere breve, di sottolineare un altro elemento nella riflessione di Gregor, che va accanto a questo interesse per i paesi del terzo mondo, e questo sottolineare alcune affinità con il modello fascista nei paesi del terzo mondo, come quelli arabi africani, e cioè il fatto che Gregor sottolinea anche alcune continuità meno evidenti che ci sono tra il modello fascista e invece modelli più democratici, tra virgolette. Prendiamo ovviamente il New Deal, e questo l'ho già citato, ma prendiamo anche l'esempio dell'Italia stessa. Gregor sottolinea come l'IRI, l'AGIP, il sistema misto, una serie di leggi, una serie di elementi rimangono anche nell'Italia del dopoguerra. Lui questo lo sottolinea perfettamente, dice che il boom difficilmente sarebbe stato possibile senza tutta una struttura che era stata creata anche prima, quindi non è totalmente tutto figlio ovviamente degli anni 30, però in larga parte questo non si... E d'altronde la classe dirigente cattolica, c'è un libro di Renato Moro molto interessante da questo punto di vista, poi ne stanno uscendo tanti, sottolinea me la classe dirigente della Democrazia Cristiana è nata in un certo contesto. Certo. Qua vedo che sta un po' andando male la connessione. Sì, infatti. Comunque no, l'ultimo elemento... Prego. Sì, perdonami, guarda, veramente 30 secondi, visto che Petrosillo ha parlato di socializzazione, è un elemento molto interessante, perché l'Italia lascia cadere questo aspetto economico che la Repubblica Sociale aveva cercato in maniera abbastanza effimera e disperata di porre in essere negli ultimi anni del fascismo, però lo raccoglie la Germania, perché la cogestione tedesca in parte si ispira anche a quello. E quando dico questo lo dico riferendomi a Renzo Morera, che è quello studioso che ho citato in precedenza, uno studioso che ha agito nel contesto europeo come giurista di alto livello, e non a caso con Gregor si è confrontato per 15 anni. Gli ultimi 15 anni di vita di Gregor, Morera ha avuto un'intensissima corrispondenza e si sono trovati d'accordo su tantissime analisi, sulla Cina, sull'Europa, anche perché erano due persone insomma
di un certo livello, e con questo chiudo. Grazie. Ha fatto bene Francesco Carlesi a ricordare appunto Morera, che ha seguito, credo no, abbia seguito, grazie anche al contatto con Antonio Messina, i lavori sia stamattina sia questo pomeriggio. Lo salutiamo, lo ringraziamo, e quindi probabilmente anche è stata anche un'influenza dovuta a determinate relazioni, rapporti con alcune persone. Prego Lorenzo Petrosillo, un bellissimo intervento, sì. E ne chiudiamo. Sì, grazie. Due minuti, anche meno. Io non ho avuto, so, appartengo a un'altra generazione, non ho avuto il privilegio di poter conoscere e frequentare il James Gregor. Ho ascoltato con molta attenzione anche la parte mattutina di questa interessante giornata di studi, e questa mattina più volte è emerso lo spettro della cosiddetta sinistra fascista in relazione proprio agli studi e all'impostazione di fondo di Gregor. Ora, io evidentemente non so che opinioni politiche potesse avere Gregor sull'attualità del mondo del dopoguerra, lo si può intuire, però anche a leggere i suoi testi più corposi sull'ideologia fascista e sull'intellettualismo fascista, come accennavo prima, emerge che vi è una particolare attenzione che lui ripone proprio nella fase finale dell'itinerario fascista, nella socializzazione, come diceva prima anche Carlesi, attuata negli ultimi mesi della Repubblica Sociale Italiana, e non traspare un giudizio di grave disapprovazione, anzi nel sottolineare chi erano gli avversari di questa impostazione politica ed economica di fondo del fascismo estremo, che si ricollegava al fascismo delle origini, quindi con una coerenza ideologica e una certa sorta di purezza anche ideologica, Gregor rimarca il fatto che gli oppositori erano quello che rimaneva del capitalismo italiano, quello che era l'interesse della potenza occupante, cioè dell'esercito tedesco, e anche, per motivi però di altro genere, l'opposizione politica delle forze socialiste, delle forze comuniste, o comunque in generale delle forze democratiche. Da qui si evince, a mio avviso, che questo discorso di, tra virgolette, sinistra fascista possa essere poi ripreso da Gregor nell'analisi dei regimi politici non più dell'Europa occidentale, ma parliamo dell'Africa in particolare, in parte anche del Medio Oriente, che presentavano delle analogie, delle affinità nelle quali si ravvede una persistente, non so se definirla simpatia, quantomeno un'attenzione particolare in chiave anche parzialmente polemica nei confronti di quello che era il mondo polarizzato degli anni 60, gli anni 70, tra un blocco capitalistico e un blocco comunista. Da qui mi sento di poter dire che quantomeno c'erano le radici culturali perché affinché Gregor potesse coltivare questa sua latente opposizione anche nei confronti del mondo occidentale, se per occidente si intende l'occidente capitalistico, liberal capitalistico, quella società omogenea di cui tanto parlava George Bataille. Per questo ritengo che sia interessante anche proporre una stretta sintesi tra l'interpretazione di Bataille e anche questi aspetti di interpretazione ideologica dell'ultimo fascismo di Gregor. Con questo grazie. Concludo, perché ho già superato il limite. No, grazie. Allora, prima di dare la parola a Antonio, poi due minuti davvero, Antonio, anche perché ribadisco a tutti voi che appunto siete ora qui di fronte a me con le telecamere, a chi ha partecipato stamattina, che appunto saranno curati proprio da Antonio Messina Agliati. Ora poi stabiliremo insieme a lui la tempistica, vi faremo sapere appunto abbiamo già l'ok anche del professor Campi per una introduzione, un saggio, una preparazione, insomma. E quindi appunto prego Antonio Messina, due battute su questo aspetto del appunto anticolonialismo, simpatia anticolonialista di Gregor, fascinazione anche razionale, non solo emotiva, anche una fascinazione razionale di pensiero, prego. Io credo che ogni studioso abbia le sue convinzioni personali, ovviamente sia mosso da determinati intenti
difficile stabilire cosa, quale convinzione abbia mostrato Renzo De Felice quando ha scritto la sua biografia. Ad esempio Roger Griffin si definisce un liberal, si rappresenta come un oncologo che vuole indagare su un oggetto di studio che è il cancro, che sarebbe il fascismo, e quindi si propone un po' di estirparlo dal mondo. Ora, se, in Gregor, se noi analizziamo la sua produzione scientifica, è evidente quello che io chiamo una metodologia improntata ad un oggettivismo descrittivistico valutativo. Cioè non c'è una presa di posizione rispetto a quanto non possiamo vedere in molte altre pubblicazioni di molti altri studiosi. Ora, a prescindere però da quali fossero le sue motivazioni personali, è chiaro che lui cerca di interpretare lo spirito del suo tempo. Negli anni 80, su 180 nazioni, circa 30, soltanto 30 avevano un regime che possiamo definire poliarchico, le restanti 150 erano tutte autocrazie. Ora, lui guarda tutte queste nazioni, molte si ispiravano al marxismo-leninismo, lui studia Marx, si rende conto che in nessuna di queste 150 nazioni è mai stata applicata una società comunista. Quindi quello che lui fa è di cercare un paradigma che vede nel fascismo di Mussolini e che possa spiegare tutte queste rivoluzioni. Queste rivoluzioni che paradossalmente, pur ispirandosi a Marx, non hanno realizzato nulla di quello che Marx e Engels hanno scritto. In realtà hanno creato un regime a partito unico con tutte le caratteristiche che abbiamo elencato nel corso di queste discussioni. Ed emerge quindi in Gregor una critica. Dal momento in cui non definisce l'ideologia fascista come l'ideologia migliore del mondo, lui dice che era un'ideologia nazionalista, aggressiva, improntata all'imperialismo, quindi non c'è da questo punto di vista, a mio avviso, un giustificazionismo. C'è sempre questa metodologia descrittivistica, oggettivistica. Ecco, vorrei concludere con una citazione di Gregor, che secondo me è molto indicativa. Lui dice: scrivere un resoconto di una complessa sequenza di eventi che si svolgono nel corso del tempo è qualcosa di simile alla produzione di un'opera d'arte. Anch'esso è pieno di sentimenti di approvazione e disapprovazione, di entusiasmo e di rifiuto. La differenza è che né la storia né la sociologia, in linea di principio, permettono allo studioso alcuna licenza artistica nel presentare le sue scoperte al pubblico. Lo storico e il sociologo hanno la responsabilità di offrire un resoconto di eventi vero, perché coinvolge la vita di milioni di soggetti. Si tratta di una responsabilità onerosa della quale ogni storico e sociologo serio è pienamente consapevole. Mi sembra un insegnamento anche etico, da questo punto di vista. Grazie, Messina. Scuso, insomma, se sono dovuto stare un po', essere un po' insomma, categorico, dare... Non è mai... Posso spegnere il microfono cortesemente, Lorenzo, perché si sente ogni tanto un fruscio. Grazie. Ma appunto non è semplice, insomma, penso l'abbiate già sperimentato anche voi, la gestione di un, devo dire, di un convegno che tra mattina e pomeriggio voleva essere un webinar, un seminario, una piccola giornata di studio, è diventata invece una cosa, grazie al contributo di tutti voi, di un peso significativo dal punto di vista scientifico. Sono veramente curioso, ansioso direi, di leggere poi i vostri contributi, perché anche l'ultimo intervento Antonio Messina che cosa ci suggerisce? Che, e questo io mi attendo, diciamo così, mi attendo da questo volume un contributo in Italia che ancora manca, a mio avviso, al di là certamente dell'avvio da parte di Alessandro Campi, anche di alcuni contributi di Messina soprattutto, però manca un lavoro che veramente ci faccia conoscere Anthony James Gregor a tutto tondo, anche con riferimenti magari personali, mi attendo anche dal professor Cavallera nel suo scritto, in maniera tale che insomma lo si veda in tutte le sfaccettature di uno studioso che ho ben capito, lo dimostra anche il suo metodo, no? Ricco, versatile, pieno di appunto di riferimenti dall'antropologia alla sociologia, la filosofia e la storia, la political science. Quindi sicuramente in realtà non è facile maneggiarlo e come capita spesso con questi autori, diciamo, prismatici, ricchi di sfaccettature, è più semplice ridurlo. E, ecco, da voi mi attendo veramente
la restituzione della complessità di questo uomo, di questo studioso. Quindi ringrazio tutti voi, ringrazio il professor Parlato che ha presieduto stamattina, i relatori che ora non possono essere presenti, che hanno arricchito e contribuito da par loro a questa giornata. Ringrazio anche Wakefield, James Wakefield, da Cardiff, immagino. You are in Cardiff, ok, thanks. E niente, quindi ringrazio anche chi eventualmente appunto ha seguito tutti i lavori. Il prossimo appuntamento è un convegno sulle regioni, sempre della Fondazione Go Spirito, la prossima settimana. E ringrazio il professor Ungari per la pazienza e la sapiente regia, perché se tutto poi ha funzionato, nonostante le difficoltà date dalla distanza, lo dobbiamo a lui. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci. Bye, James. Grazie. Arrivederci. Arrivederci Francesco, Andrea, tutti. Professor Cavallera, arrivederci.